Eccoci qua, buongiorno, e ho sbagliato perché ecco qui non mi qua, vedono, fatto vedono partire. solo me. Che cosa hai fatto partire? Non ho fatto partire io. Ah, che ne so, hai detto buongiorno. Ho detto buongiorno, ho detto... Ma ormai ho fatto partire anche io. E allora faccio partire anche io. E allora non aspetta, lo rifaccio partire, non sto parlando. Allora stop anche io. Sono partito. Fai un 3-2-1. Aspetta un attimo che lo annullo. Lo so. Allora, 3-2-1, via. Oh. Siamo partiti? Speriamo. Sì, ma non lo so. Buongiorno, sentite tutti, vedete tutti? Siete sicuri? Sì. Boh. Chi? Cosa sei pazzo? Scusami. Cosa ho detto? No, più che altro sembravi pazzo, come ne detto. Ok. Sembrava. No, non sono pazzo. Sembrava. Ok. Non... No, se me lo assicuri, Karim, allora posso. Guarda, io non... Non fare follia shaming. Per cartesia, Moro. Scusatemi, infatti, che ci ho pensato dopo che poteva disturbare qualcuno. Lui, guarda che dopo se è pazzo veramente viene a casa tua e ti accoltella nel sonno. Allora, non commentate la mia cam, a sto giro l'ho messa orizzontale. Diventa ma... sempre più stretta. No, ma il programma di Twitch, credo quello per fare gli ospiti, l'ha presa verticale. E io l'ho messa orizzontale, giuro su Dio, l'anteprima orizzontale, quindi niente. La stretta più dell'altra volta. Anch'io sarei in 4/3 se metto la mia cam. Aspetta, non posso perché ce l'ho già usata su OBS. E vedi che non lo so perché. Problema di Moro? Come l'hai risolto? Io sto usando OBS e sto usando la fotocamera virtuale di OBS. Ok. E io ho usato direttamente il software di... si chiama Camo e la prende verticale. Che palle. Bello Camo comunque come nome. Funziona da Dio, il problema è che non posso farci nulla. Prima di partire, volete fare un commento veloce sul rumor, che quindi stiamo parlando del niente, secondo la quale Microsoft e Platinum potrebbero ritornare su Scalebound? Ok. Ma che ridere. E potrebbe uscire prima di Skull and Bones. Infatti volevo dire, proprio adesso che si sta parlando di Skull and Bones hanno detto, ma se ce la fanno loro perché no? E giustamente. E non ce la stanno facendo, quindi non capisco come gli sia venuto in mente, E io non so perché non ce la stiano facendo con Skull and Bones, perché è pronto. Quello che stanno facendo vedere è il gioco finale. Io non so cosa... Al day one l'hanno fatto vedere il gioco finale, a quanto pare. Lo hanno ricominciato da zero, però. Adesso se lo hanno ricominciato da zero, cioè, di nuovo... Cioè, l'hanno cazzo. Ricominciato da zero per fare lo stesso gioco del day one? Perché, scusami? No, allora, io l'ho giocato all'epoca ed è uguale la struttura del gioco. Poi dopo, vabbè, hanno aggiunto il crafting, quelle puttanate lì che devi raccogliere... le risorse sparando con la nave contro il muro di pietra. Cioè, quell'idea geniale. Sì. Non mi ricordo dove l'ha scritto Luke. Se lo ha scritto nel nostro gruppo o dove. Non aveva scritto... Ecco, Skull and Bones è quello che rimarrà all'uscita di chi aspettava il gioco dopo aver visto il primo trailer. Allora, non so con che italiano l'ha scritto. Cosa vuol dire? Vuol dire che è rimasto intonso. No, credo che cioè non è mai cambiato dal primo trailer che si è visto, praticamente. Beh, insomma, non è vero, hanno aggiunto molta più personalizzazione alle navi, anche mi pare ci sia stato anche un cambio grafico importante. E quello, infatti, cioè, più che altro lo spererei perché... Mi è saltato una generazione. Due? Ma da così tanto è... Scusa, Assassin's Creed... 3, che dici? Assassin's Creed 4, però, non era su Play 3. Allora, sì, però guarda che Skull and Bones, cos'è, 2018? E dopo, Sì, però di base era... anche il motore grafico e tutto, non era quello. Mi cogli impreparato, ma non penso. Cioè, sembrava una stronzata uscire nel 2018 con un gioco che doveva uscire a Todd nel 2019, magari con una grafica così vecchia. Anche perché ormai... Perché Assassin's Creed 4 era il periodo di Odyssey. Allora no. Era il gameplay poi di Assassin's Creed 4. Però... sembrava che avessero usato anche... Qui era una mia ipotesi, che sembrava avessero usato anche il motore grafico. No, semplicemente sono delle pippe e non sanno programmare. E infatti ricordiamoci che esce solo perché deve uscire. Ma più che altro io non mi spiego neanche perché ne stiano ancora parlando, perché lo aspettate solo te. Ho capito, dovranno venderlo. No, solo te.
Non lo sto aspettando io comunque. Ma no, no, sì, è vero, dovranno pur venderlo, però cioè, hanno interrotto giochi molto più importanti come se nulla fosse. Io veramente non capisco questo, perché lo vogliamo per forza far uscire. Eh no, che sono poi obbligati. Non lo sai? Da chi? No, dal governo di Singapore. Che cazzo? Sì, Ubisoft ha fatto un contratto con il governo di Singapore, esattamente come ha fatto un contratto, adesso non mi ricordo con quale governo, per quanto riguarda la remastered di Prince of Persia. Praticamente loro prendono soldi dal governo per spingere questi sviluppatori in via di sviluppo, credo, cioè, solo che così sembra che sono dei poveracci, però in via di sviluppo nel senso che cercano di sviluppare la tecnologia e questo tipo di cose in paesi che ancora non sono grandi produttori di giochi. Quindi hanno preso soldi dal governo di Singapore e il governo vuole che il gioco venga pubblicato. Ma quindi il team di sviluppo è a Singapore? Sì. Ok, hanno mandato un paio di persone di Ubisoft. Se no li uccidono, quindi li rapiscono. Allora, a livello commerciale, credo proprio di sì. Perché ci sarà, ci sarà una... No, non lo sapevo io questa cosa. È terribile. Nel contratto c'è scritto probabilmente che se non esce il gioco gli devono un bel po' di soldi. Visto come è messa Ubisoft oggi, è probabile che se sì, non esce Skull & Bones, che non, la vuole comprare neanche nessuno. EA e Ubisoft, io credo che siano. Cioè, più che altro EA a FIFA, Ubisoft non ha niente. Ma non è vero, dai, Assassin's Creed porta tutto. Non mi puoi dire che Assassin's Creed non vale, vale più di tantissimi IP. Vale zero rispetto a FIFA. Zero, non è vero mai. Non... Allora, zero, credo che tra i giochi più giocati al mondo ci siano Call of Duty, Assassin's Creed. È vero che EA aveva FIFA, scusate. Non ce l'ha più FIFA EA. Perché? No, non ha più il nome. Da... Quindi non ha più il gioco, No, va là. Cioè, adesso smettono di comprarlo. Uscirà un altro FIFA, Ma dici che rivendono a qualcun altro il nome? 100%. A PES magari, sai che bello. Non credo a PES, perché adesso devono uscire altri giochi di calcio. Sì, ma che una che nuova i soldi? IP di calcio, Non è male, però lo chiami con Piemonte... E vai avanti così senza che già anche la FIFA è già, infatti, FIFA già così, quindi vai con i nomi finti. Io lo farei. Però chissà che botta avrà sul FIFA di EA. Secondo me hanno talmente lo zoccolo duro adesso che è difficile cambiare. Indubbiamente. Anche perché adesso... perché FIFA ha talmente tanto pubblico che comunque anche se gli cambi nome, secondo me. No, certo, però da non giocatore ti faccio una domanda. Anche... ti porti dietro qualcosa nei vari nell'online, cioè le figurine lì, come si chiamano? Non credo. No, tra le varie generazioni. I pack aperti. No, i pack aperti. Ti perdi tutto generazione dopo generazione? Perdi tutto, sì. Ok, e allora sono dei coglioni, perché era l'unico modo proprio per mantenere le persone attaccate, no? È quello che volevano fare PES con i football. Con i football, esatto. Facendolo free to play, ma aggiornando annualmente con robe... Io infatti non capisco. Non è un'idea malvagia, Semplicemente se la sono giocata male, che allora, gioco già a cagare. Avevo letto un articolo un tempo che riguardo il fatto che... del perché FIFA non fosse free to play, ma io non ci credo. E il fatto era che probabilmente non è free to play perché FIFA costa un botto, parlo. Perché i diritti costano uno sfacello. Beh, se hanno smesso di pagarli, credo che ci sia della verità. No, non ha smesso di pagarli, semplicemente. Credo... è stata la FIFA a corrigli nel culo? Mi pare di sì, se non sbaglio. Guarda che... allora, l'ultima volta che mi pareva di aver letto, mi pareva fosse EA che diceva, guarda, mi sono rotto i coglioni di pagare sia... solo un nome. Ma credo sia anche una combo, Non credo sia... così EA che abbia smesso semplicemente di pagarli perché costava troppo. Comunque costava troppo, ma io non ci credo che con Foot, con Ultimate Team non riescano a fare i soldi. Cioè, fa girare dei soldi FIFA che è quasi Genshin Impact. Ma infatti, sicuramente per me era tutto legato al fatto che dovessero pagare l'IP. Semplicemente quello, devono pagare l'IP e quindi devono... E però io ricordo anche che da lato FIFA c'era qualcosa che... E come lo chiameresti un gioco se non puoi usare il nome FIFA?
di un gioco di calcio nuovo per venderlo, come lo chiami? Fofa. Goals. Goals. O cambi di poco, lo chiami Fofa. Ah, ma proprio Fofa, dopo se devi metterci oppure, veramente oppure FIFA, bellissimo. Però con Fofa. I due puntini sulla lì. FIFA. Fofa. No. FIFA. No. A parte che effettivamente lo potrebbero chiamare Ultimate Team. Oh, verissimo! E fai solo la modalità Ultimate Team, lo fai... Ma no, fai anche le altre modalità, però lo chiami Ultimate Team, la modalità principale è Ultimate Team e via. Però sì, lo chiameranno EA Sport... Bella secondo idea. Me, sì, secondo me si potrebbe tornare un po' agli anni 90 con i nomi. Quindi invece di chiamarlo tipo Football League, queste cose qua, lo chiami che vinca il migliore, punto esclamativo. Tipo Libero Grande. Sì. Non è mai Libero Grande, dire. Però era, cioè, boh. Libero Grande è credo il più bel gioco, insieme a Ronaldo V Football. Sono i due giochi di calcio più belli del mondo. Che ridere, noi tre qui a parlare... di calcio comunque. Vabbè, ma io l'ho esperti, anche giocato e seguito, semplicemente mi sono rotto le balle a un certo punto e ho giocato credo tutti i giochi di calcio possibili immaginabili, tutti orrendi. Sai che c'è, lo sai che ho nella mia collezione di PlayStation 1 ho un gioco manageriale di calcio di Telepiù. Di Telepiù? Sì. Incredibile. Sì. Io ho installato questi giorni giù a mio nonno nella televisione il Fire Stick per guardare le partite del pallone. Ho fatto venire in mente quella cosa perché effettivamente aveva Telepiù una volta. Io andavo giù a guardare i cartoni animati su Cartoon Network che erano... o su Stream TV. Madonna. Queste cose vecchie. Ma aveva la scheda. Io la scheda, esatto. Che non ho mai usato la scheda, Telepiù, aveva, sì. Non ho mai avuto Sky, mai. Questo prima decoder di... con la tessera da infilare. Sì. Madonna. Ma poi quella tessera lì come funzionava? La ricaricavi era online oppure dovevi sostituirla? No, no. Era semplicemente come una SIM, semplicemente per capire che era attivato il servizio, mi pare. Tuttora... Tuttora c'è il decoder alla scheda. E tuttora mio nonno nella TV... Ma anche se tuttora, nel senso che vendono ancora le schede, proprio oppure funzionano quelle vecchie... No, fin credo tanto che siano campano. Altre che sono cambiati 18 coder. No, ho capito, però nel 2023 credo che la scheda sia una cosa superata, ormai si userà eppure internet. Eppure c'è ancora... No, c'è anche internet, però... Però Sky Online è un incubo. No, ma il fatto che c'è ancora Sky, quello che funziona con la parabola, quindi... Sì, sì, è vero. Beh, certo, però sono due robe diverse, anche perché se tu non hai un internet abbastanza potente, devi usare quello. No, non intendevo la scheda perché serve, perché non hai abbastanza banda per internet, ma tu hai un account, ti loghi dentro l'account, dentro il decoder, e hai fatto, intendevo quello. Cioè, no. Il fatto che ci sia bisogno della scheda perché fisica da infilare... Perché se non va appunto tramite internet, ma appunto ti dicevo, giù mio nonno c'ha il televisore con di fianco la scheda anche nel televisore. Madonna, per... santissima. Boh, io non ho idea neanche di cosa serve in realtà, credo per delle robe premium del digitale terrestre. Sì. Cosa sto sentendo? Sì, forse, non lo so. Non lo so, perché non lo so, boh. Però c'ha questo, cioè non è una scheda come quella... di Sky, cioè è proprio una tessera di metallo spessa, un SSD un pochino più sottile che si infila dietro la TV, ma non so cosa serve. Ho capito che cos'è. Allora facci cos'è? Caso, vai a smontare la TV. Quello che dici tu, no, di ferro è il portascheda. Sì, credo sia un portascheda. Esatto. Sembra il chiesa di un hard disk. Sì. E perché non è incluso con la TV, te lo devi comprare a parte, questo me lo ricordo. Ma perché come l'esagono di Smallville, come? Cioè tu le inserisci dentro l'esagono di Smallville, quello che ficca nell'astronave. Sì, sì, sì. No, però dentro ci devi ficcare la tessera e poi dentro questo pezzo di ferro ci infili la tessera e infili tutto dentro la TV. Perché è un adattatore quella cosa lì. Esattamente. è come montare il lettore CD nel computer. Esattamente, solo che non era incluso nella TV perché giustamente loro dicono ma che cazzo è che gli serve la tessera. E perché mettermi il buco, scusami. Non si il sa buco, mai. Il buco non ci vuole niente togliere, quindi va bene. Però darti roba, insomma. Bello. Oddio mio. È così. Il mondo della tecnologia. Questa stranezza. Insomma, disse l'uomo è quasi analogico.
partita la stufa adesso, non so se hai sentito quando è partita. Sì, sì, sentito. Fatto il V. Cazzo. Adesso scalda, scalda a bestia. Quindi Scaramouche non so se lo vedremo mai, però uscirà. Ma io ci spero, guarda, ormai è diventato così meme che... Sì, ma tanto dove... uscirà, lo giocherai mezz'ora, perché non è un gioco per noi, è bon. Sì. Che poteva essere un gioco meraviglioso, però loro si sono fossilizzati su questo online. Sì. È un gioco di navi. No, no, poteva essere, nel senso che faceva un gioco di pirati e andava bene. Cioè, sarebbe... ma poi diventava Sea of Thieves. Ma poi ci sono diventava, diventava Assassin's Creed 4, solo che ancora diventava di pirati. Meglio. Appunto, era perfetto. Non lo so. Però lì proprio ma dici che non avrebbe avuto però... successo? Ma se lo fai bene, no. Lo devi fare veramente bene. Ma, guarda, cambiavi il nome, bastava quello. Ma il successo, secondo me... è che un gioco di navi, porca miseria, è proprio... No, solo navi già, no, già, già lento di base. Cioè, no, non lo è, non lo è. Allora, a livello di gameplay... ha dovuto avere un marketing bello peso dietro per... a parte per farlo risalire. È diverso, è molto diverso. Sea of Thieves non ha progressione e comunque... devi imparare molto a giocare Skull and Bones, però io lo vedo molto più alla portata di tutti di uno Skull and Bones è solo un'impressione che sembra ma molto più la, base in non alla portata di tutti ma è per tutti Sea of Thieves, poi per impararlo magari ci vuole un po', però insomma è già solo salpare con la nave, se uno magari non è un gran giocatore ci mette un attimino a guidare la nave, gestirla. Skull and Bones, guarda che entri, premi, hai sparato e hai fatto, è proprio sono due tasti. È più una portata Skull and Bones. È più facile, ma è più una rottura di coglioni, secondo me, è troppo D'accordo, però è più la portata È un deathmatch ma lento sulle navi. Esattamente, Dio mio. Non è così lento, perché in realtà si No, gatto. Cioè, proprio L'abbiamo visti tutti i video gli ultimi, sei proprio un gioco di navi. Poi quando arrivi dove devi fare, spari e hai fatto. Ma già vedi che hai detto quando arrivi dove devi fare, vuol dire che già è lento. Lì dipende da quando... ho capito, anche Sea of Thieves però, scusami. Ma Sea of Thieves però Sea of Thieves e tutto il resto non te lo giochi per il deathmatch. Sono d'accordo, sì, no, infatti. Poi non so come hanno strutturato la roba, magari ti teletrasporti o magari appena parti trovi roba, non lo so. No, ma è comunque in generale. Io ho provato solo proprio la battaglia navale ed eravamo in quattro dentro Lo sai cos'è Skull and Bones? È lì Century, come si chiama, quello che hai giocato te con i draghi, il deathmatch con i draghi. Porca troia, non è vero, dai. Peggio, secondo me. No, guarda, ti dico che cos'è Skull and Bones. Quando vai a Gardaland e esci fuori da Atlantide, ci sono dei piccoli timoni dove tu metti un euro e puoi guidare le barchette telecomandate e tutti dicono che carino, poi dopo tre secondi che ti rompi i coglioni lo molli. Sarà così, è vero. Sarà uguale. Quello dei draghi purtroppo non lo giochi era proprio un incubo. Perché, allora, per chi non lo conosce, era un deathmatch dove tu cavalcavi un drago e dovevi ammazzare altri cavalcatori di draghi. Ed è bellissimo. Oh, eppure lo continuano ad aggiornare, vedo anche su Epic. Sì. Il problema è che appunto i draghi volano e tu devi gestire su, giù, destra, sinistra a 720 gradi tutto il drago e ti viene lo sbocco facile, altro che motion sickness del VR. E quindi è proprio... E tu sei bombardato da tutte le parti, da sotto, sopra, gente che ti spara. È un incubo, è semplicemente un incubo. Non è una cosa... Certo. Non somiglia a nient'altro, fortunatamente. No, assomigliare... almeno. È semplicemente un disastro, che però appunto viene ancora supportato, venduto, credo apprezzato. Adesso vediamo su Steam. Com'è che si chiamava? È Century qualcosa, mi ricordo il Century. Sì. Ma scusate, ma si può scendere dalle navi in Skull and Bones? Credo fuori dalle partite. Allora, per lo più positiva Century, lo metto a scaricare che lo provo. Puoi scendere dalla nave in Skull and Bones. Nei porti, però è inutilissimo. Son degli hub, praticamente. Ok, quindi c'è almeno un pelo di qualcos'altro c'è. No, non è vero, perché è tutta roba che facevi più velocemente e meno rompicoglioni da un menu. Perché scendi per comprarti le parti di nave, scendi per commerciare, ma era tutto che facevi dal menu. Quanti giochi hanno questo problema? Non tanti, fortunatamente, in realtà. Però che...
così, come se fosse una scelta artistica azzeccata, e invece di metterti le robe dal menu, farti un hub dove andare a scegliere la roba, roba così, la odio. Allora, ma perché non me ne frega un cazzo di camminare per andare a selezionare il mio loadout? Verissimo. Allora, uno, vorrei parlarti di un gioco che ha proprio questo adesso. Però soprattutto Monster Hunter. No, però Monster Hunter ha senso. Vabbè, Monster Hunter era un'altra cosa. E Monster Hunter lo puoi fare anche dal menu, cioè teletrasportarti nelle varie cose, quindi dai. In Skull & Bones hanno fatto questo solo perché la gente gli ha criticato il fatto che non si scendesse dalla nave. Esatto. È proprio una roba raffazzonata, per dire, poi, hai visto? E poi gli danno retta alla gente. La gente non sa quello che vuole, non lo capiscono le persone. Ma sì, che lo volevano tutti un Assassin's Creed 4, però solo quei pirati. Volevano tutti quello, non era difficile da capire. No, ma dico tutti, del fatto di non si può scendere dalla nave. Dico, ma intendevano, chiaramente intendevano che volevano un gioco di pirati. Scendi dalla nave, assalti. Che poi la cosa figa di Assassin's Creed non era la battaglia navale. Tu potevi andare sull'altra nave e combattere. Ammazzarli tutti. Sì. Era certo, c'era. Ma non solo, potevi fare mille cose diverse, anche i fondali infatti, marini. Il fatto è che la gente voleva un GDR dei pirati, cioè esatto. Voleva proprio un ruolare un pirata. Ad oggi non esiste un gioco fatto bene dove ruoli un pirata. Cioè l'unico è, cos'è lì, Ryzen? Ryzen 3. Oh madonna, Ryzen 2. Ryzen 2, Dio però mio. Ryzen 2 è difficile considerarlo un gioco funzionante. Ma poi non è, cioè, ruoli un pirata, ma l'unica cosa che non fai è salire sulle navi. Cioè non lo fa, è un teletrasporto la nave in Ryzen 2. Blue Horizon. No, non vale. Però effettivamente è l'unico open world. Oddio. Non vale, dai, un gioco vero, dico, insomma. Dio. Effettivamente un gioco di pirati. No, Sea of Thieves è l'unico, ragazzi. È Assassin's Creed 4. Però appunto non è un GDR, la gente non voleva un GDR di pirati. C'è Zelda Wind Waker, se vuoi. Al pelo, Non è che perché c'ha la nave allora. Ci sono anche i pirati, però. Ma capito, ma ci sono i pirati, ma tu non lo sei in primis. Vai, World of Warship allora. Ma ce ne sono tanti ambientati nel mondo dei pirati, ma non un vero un open GDR. World. Deve uscire un gioco gigante che si chiama Tortuga, effettivamente, che non ho ancora capito se è un gestionario o che cazzo di gioco è. Vediamo subito. Tuga. Che ho visto il trailer l'altro ieri. Che l'avevano presentato, credo, alle 3, se non sbaglio. Oh, madonna, è con la mappa esagoni, ma tu sei matto. Ah, esagoni, ma sai che non l'ho visto nel trailer? Ma è quello? Oh, madonna. Beh, la grafica sicuramente è da gestionare. Oh, no. Io ho visto solo il teaser trailer da strategico, e non c'era gameplay. Nella pagina sua non c'è gameplay. Ho trovato un trailer di 4 mesi fa dove c'è un pelo di gameplay, però lo dovete proprio acchiappare perché è breve. Sì, però non basta. Io sto vedendo adesso a Pirate's Tale che puoi customizzarti la nave. Però non... Ah no no, ok, è proprio sì, a esagoni, a turni. Esatto, esattamente. Mi chiama quindi volendo, di pirati a turni. Quindi volendo c'è, dai, a posto, un gioco di pirati. Ma sapete qual è un decente gioco di pirati, ma proprio come base? In Disney Infinity 1 c'era il gioco dei Pirati dei Caraibi, che era carino. Perché avevi la nave, la customizzavi, andavi in giro, assaltavi. Anche su Kingdom Hearts. No, non lo so. No, però faceva solo quello. Sì, si poteva anche guidare la nave su Kingdom Hearts 3, c'era anche tutta la roba della nave. Potevi potenziarla la nave, fare le robe. Ti so dire. È difficilissimo fare un gioco di pirati, a quanto pare. Ma non, secondo me non è che difficilissimo, è che nessuno lo vuole. Esatto, secondo me ci interessano i 3-4. Ma anche di cowboy, c'è praticamente un cazzo. A parte vero, però Redemption. È che no, ne hanno fatti un bel po' prima, quando potevi permetterti di fartelo meno bello i giochi. Perché quando i giochi erano un po' meno impegnativi da fare e bastava una casa di sviluppo da 10-15 persone, la gente spingeva molto di più e quindi uscivano giochi più spesso con più temi diversi. Adesso che lo standard si è alzato, o fai super indie in pixel art oppure non ti puoi permettere di fare la via di mezzo, altrimenti viene una merda PlayStation 2.
Bravissimo. No, beh, Black Wake non era neanche così male. Beh, però nel senso, per il pubblico fa cagare. Cioè, nel senso, a parte sì, che fa cagare. Come no, è fatto. Dai, così cagare no. Cioè, no, no, so è fatto male, è fatto, nel senso... Hai problemi, sì. Minchia. Ce n'è un pochino. Cioè, nel senso che è fatto di merda. Poi come gioco, probabilmente, come meccaniche e tutto... Meglio di Skull & Bones. È meglio di Skull & Bones, esatto. Quello sicuramente. È solo che ne funziona anche... la metà. Gatto, vai a cercarti Buccaneers su Steam. Lo conosco. Che me l'avevano ok, è quello lì, è in prima persona, tipo... Sea of Thieves, ma... però un po' più piratesco. Altrimenti c'è The Capitan qualcosa, che però è quella grafica poligonale free che usano tutti quella per fare giochi. Esatto, la low poly. Quindi pochi temi, soprattutto perché ultimamente si tratta il tema attuale. Cioè, la vita come sì. Ora, oppure robe un po' particolari, con poteri, ma poi cose. C'è sempre il mainstream del momento, quindi tutti seguono quella Vero. Wave di giochi. Adesso sono tutti giochi spaziali. Ma già secondo me, cioè in realtà non è già uscito qualcosa dei giochi, tutti i giochi spaziali che hanno presentato alle 3? Ha listo. Ah già. Beh... Ah. Nessuno di voi l'ha giocato? No, vorrei, però non me la sento. Solo qualcosa, ma dai. Io dovrei è pagare il primo per gioco che ho rimborsato di questo tenore. Lo capisco. Perché 80 euro li ho sentiti e li ho rivoluti indietro. 80, adesso non mi ricordo. Ho detto no. Non... Dai, è piaciuto a Lino. Quindi è GOTY. Sì, ma Lino perché gli piacciono i giochi, perché fa ridere, che fa cagare. Sì, ma cioè... mica l'ha finito, ha fatto due live e poi basta. Allora ma non ho messo la musichina di sottofondo, scusatemi. Gatto, cretino di merci, ma tu sei... un pochino, veramente. Sì, però tu sei proprio... Oh, lasciatemi stare. Stamattina la prima cosa che ho fatto è stata tirare fuori la carne perché si stemperasse da fuori. Sì, a breve esce Dead Space Remake, che sono chissà. Curiosino. Allora, prima di andare avanti volevo riattaccarmi al discorso che stava facendo Moro sui menu, e poi dopo vorrei chiedervi anche su Dead Space, perché sono molto incuriosito da quella cosa lì. Sto rigiocando, aspettate un attimo che sto ritrovando, sto rigiocando Fable 3, ok? Sì. Perché avevo voglia di giocare Fable, solo che il primo è invecchiato da morire. Ma proprio... Io l'ho finito qualche mese fa, l'ho rifinito il primo, sai? L'uno? Però c'ha sì. Comunque la sua età. Assolutamente sì. Anche la remastered, che tra l'altro è un'idea del cazzissimo la sua remastered. Perché ti ricordi quando è uscita? L'hanno fatta perché non funzionava più il primo. No, ma ti ricordi come è uscita? All'anniversario, era l'anniversary. Sì, però è uscita... la remastered per 360 dopo che era già uscita la One. Non mi ricordavo questa cosa. Sì, perché sono delle teste di cazzo fondamentalmente, quindi tutti giocavano su One, ma c'era che non era ancora retrocompatibile, e questo gioco è uscito su 360, quindi la gente non l'ha giocato. Poi c'è il 2 che non è uscito su PC mai, e quindi palle. È rimasto il 3. Mai giocato il 2 tra la appunto. È il più bello. Non ho mai avuto la 360. Il 2 è assolutamente il più bello, perché ti permette di fare più cose del 3, molto più GDR del 3. È migliorato rispetto all'1, però comunque è invecchiato. Il 3 è quello che è invecchiato meno, diciamo, a livello tecnico. Poi per comprarlo ho dovuto comprare la chiave su G2A, metterla su Steam. sì. Disinstallargli i programmi di Windows Live e compagnia bella. Però perché ne volevo parlare di cosa, di Fable 3? Perché al menu, tu quando premi Start, non ti apre il menu, ti apre l'hub. Cioè tu praticamente... è vero! Sì, ti teletrasporti dentro la tua testa. Che è istantaneo, tra l'altro, è incredibile come Madonna. Sia così rapido. Sì, e quindi tu sì. Devi correre nelle stanze per... È se vero! Vuoi... Ma se vuoi cambiare l'arma, sì, ma sì. La cosa peggiore è che quando tu premi, cioè lo devi fare anche per cambiare il volume, la risoluzione e l'impostazione del gioco, o per salvare. Quindi tu premi Start, ti entra nell'hub, e dall'hub devi andare a andare verso una parete, e lì trovi tutte le opzioni di gioco. Dio mio, porca troia, quella è un'idea bellissima da un lato. Perché in realtà quando entri lì avevano reso tutto collegato al gioco, nel senso che
c'erano tutti i servizi online di Windows Live, quindi c'era la stanza dell'online. Sì, e, sì. E ti dicevano, qui c'è la connessione con gli altri regni, oppure c'erano gli achievement, la sala di tutti gli achievement, quelli che ti davano, che e c'era una parete intera con tutti gli oggetti, uno per ogni achievement. Un gran bel vedere. Però che rottura di cazzo. Ma non me ne frega un cazzo, ma poi di ste robe ti flexano, guarda che abbiamo fatto la stanza. Per carità, è bella da vedere, ma è la cazzo di stanza degli achievement. No, per me va bene che ci stia, però per ma il non, menu non me ne e frega le opzioni cioè, fammi non è qualcosa di più rapido. Ma non fa parte neanche del gioco. No, fammi la casa. Ma no, ma cioè, è un po' come il museo di Animal Crossing. La casa va bene, sì. Fammi la casa che pian piano si aggiorna con gli achievement. Sì. Come era negli altri, come era su Fable 1. Esatto. Qui cioè, sai un gioco... Su Fable 1 te potevi prendere la casa e dentro poi la potevi un minimo arredare con i trofei anche dei mostri che uccidevi. Sì, qui è diverso però. Qui sono proprio gli achievement, uccidi 100 cose, proprio una parete. Lì sono gli achievement effettivi del gioco. Mm-hmm. Però cioè, il fatto che non, per me appunto non è immersivo... la stanza degli achievement, perché gli achievement non sono una roba del gioco. No, no, te lo rendono immersivo, ti dicono hai fatto questo, sono le... Sì, ma non è una cosa del gioco, cioè nel senso no? non fa parte del mondo del gioco, intendo. Loro te l'hanno proprio creato, ti hanno detto questo è quello che hai fatto, questo è quello il tuo... Sì, è una paraculata, però nel senso... Certo, però lo hanno... Certo. Per fare la roba figa. Che ovvio, dice, ovvio. Guarda qua. Però è una cazzata che non importa. Sì, però devo dirti che mi sta piacendo di nuovo da morire, Fable, nonostante sia invecchiato tutto. A me il 3 era piaciuto, nonostante facesse cagare. No, non fa cagare, semplicemente era più bello il 2. Rispetto... Che non hai giocato. A me anche rispetto al primo. Il primo è molto più... GDR, vero. Molto più zeldoso, più che altro. Che GDR, cioè, è GDR... vero. GDR... Di GDR sì. No, vabbè, però comunque potevi è sempre scegliere quel dove minimo mettere i punti. Di GDR. Nel 3 no. È vero, nel primo potevi scegliere dove mettere. Nel 3 tu prendi l'arma, la usi e basta, non devi fare niente. Sì, è vero, è vero. Ma poi non puoi neanche bere o mangiare al di fuori del combattimento. Mm-hmm. E non scegli neanche che oggetto regalare alle persone, cioè tutta una roba super automatica per rendere tutto più immediato. E c'è una battuta. Però ha messo il menu omofobo. Che devi andare in giro nelle stanze. Beh. Eh sì. Pensa, io sto rigiocando The Witcher perché mi sono rinnamorato dopo che ho fatto la live per RTX. E sono abituato ad un certo ritmo adesso. Quando apro la mappa, premo M direttamente sulla mappa, mm-hmm. ci sono 2 secondi di nero dove non la apre e sto uscendo pazzo per quei 2 secondi lì, perché io voglio guardare una frazione di secondo una roba, ma ti giuro, premo M, dico, ma, perché poi vedi l'HUD, ma la mappa è nera, vedi il mouse e la mappa è nera, e dico, ragazzi, cioè io devo fare una roba rapida, capito? Non c'è la mia mappa. Pensa chi gioca a Pokémon e dice che è un bel gioco. E ogni volta che apri il menu con start succede questa cosa. Madonna, io voglio fare una roba veloce. Questi si accumulano e diventano 35 minuti. Poi sono quella cose. Madonna, sì, però no, sì, ma in perché 100 per ore noi, di gioco per noi, ore, sì. Per noi che ormai siamo diventati i rompicoglioni dei, perché non siamo degli elite videogiocatori elite, noi siamo diventati dei rompicoglioni. Siamo diventati. Sì. Questa cosa diventa veramente, quei 2 secondi di nero diventano un'eternità, cioè come facciamo a vivere? Ma infatti mi ha stupito Fable, che tu premi start, ti carica un hub in un istante. Palle. Un hub, è incredibile. Sì, te lo apri in un istante e poi devi correre dentro, sì. Quindi ci vuole una vita. No, però il fatto che sia, cioè praticamente tu passi da un mondo, dall'open world, premi e sei in una stanza, cioè quello lì per me è incredibile comunque, appena premi. Sarebbe curioso, cioè, dal lato programmazione, come cioè, è un'istanza sempre attiva. Quindi, secondo me, dire. Sì. È possibile che sia una di quelle cose dove è tipo sottoterra l'hub e sale istantaneamente, sì. Si teletrasporta istantaneamente sopra. Tiene il personaggio fermo e cambia i contorni. Esatto, oppure è molto in alto nel cielo e ti teletrasporta, fa su e giù. Sì, sì.
Non lo so, perché a volte fanno così le cose. Ci sono bei canali dove escono fuori dai bordi dei giochi per farti vedere cosa succede durante le cinematic, e di solito è sempre gente... Le cinematic sono persone sottoterra che vengono sparate poi in alto. No, perché non c'è caricamento né niente. E lì ti carica stanze. Poi tra una stanza e l'altra c'è il caricamento. Quando vai nella stanza delle armi, carica. Vabbè. Sì. Però la stanzettina lì, per fortuna, perché sennò diventava altro che The Witch. È un incubo. Mamma. Ma quindi hai ricominciato da zero proprio tutto? Da zero, sì. E lo sto giocando come lo come gioco adesso i giochi, cioè dove faccio qualsiasi tipo di punto di domanda o punto di interesse sparpagliato per la mappa, cosa che non avevo fatto nelle 150 ore con cui ho finito nel 2017. Era bello importante. Anche perché sì, credo sia un gioco che non puoi ripartire da dove eri rimasto, The Witcher. No. Io l'avevo fatto una volta, quando avevano cambiato i menu, che c'è stato... C'era stata quella patch che avevano rifatto praticamente tutti i menu e tutto quanto. L'avevo provato a rigiocare e l'ho chiuso subito perché ho detto non mi ricordo più neanche se è un GDR questo gioco, non posso verissimo più giocarlo, devo iniziare da zerissimo. Io l'ho riprovato invece quando hanno fatto l'aggiornamento, quello per cui appunto ho fatto la live Karim, e sono partito direttamente dal DLC, perché io l'avevo giocato su One e non l'avevo mai giocato su PC. E ho visto che si poteva partire direttamente con il DLC su PC con il personaggio già maxato. Oh, lì ti danno una piccola infarinatura delle opzioni dei menu, però quando entri nei menu e devi capire che cazzo devi fare, è una rottura. E infatti quello mi ha bloccato molto. È uno di quei giochi che ha un botto di cose... Sì. Che puoi fare nei menu, perché puoi craftare le pozioni, farti cambiare i mutageni, cos'erano le... Sì, ma anche selezionare la spada e mettertela nell'inventario giusto non è fatta in maniera molto comoda. E li avevano migliorati un botto, perché al day one erano terrificanti i menu di The Witcher 3. Non me lo ricordo, mi ricordo che aveva un sacco di problemi. Eppure l'abbiamo finito, vorrei mettere Non l'ho finito al day one, l'ho finito quando hanno patchato il problema dell'esperienza, perché appunto ne parlavo in live e c'era quel problema grave dell'esperienza dove tu non puoi fare le missioni principali se non hai un tot di esperienza, almeno era così, non potevi fare alcune missioni principali, non potevi andare dove avevi la missione. Le potevi fare, però ti asfaltavano. Non mi ricordo forse era per quello che non potevo farlo. Però l'esperienza che tu prendevi era in base a quanto eri alto di esperienza, quindi si adattava all'esperienza, se non mi ricordo male, a te. Quindi se tu rushavi, l'esperienza che ti dava era poca, e poi arrivavi ad un muro dove le missioni principali erano troppo alte. Ma guarda che ti ricordi male, sai? Aveva un altro tipo di bug. Alcune missioni non ti davano proprio esperienza. Sei sicuro? Perché io mi ricordo di essere softlock. Non è che non me la davano, ma... Allora forse era... Allora, uccidere i nemici in giro non ti dava esperienza. Esatto. Quindi ti rovinava solo le armi, ti faceva perdere risorse. Però ammazzare i nemici in giro non serviva. Ma le alcune missioni secondarie, forse era un bug su PC o in generale, non ti davano proprio esperienza. Io mi ricordo te, Karim, che aveva avuto sto problema appunto... Sì. Che ti si era buggato e non ti dava esperienza qualcosa. No, non solo lui, l'avevamo cercato ed era una cosa che succedeva a molti. Però era proprio tu facevi la missione secondaria e non ti dava esperienza. Ok, allora forse era quello. Io mi ricordo solo che sono arrivato ad un punto della campagna, ma parlo di 20 ore, quindi era all'inizio di The Witcher, e non potevo andare avanti perché la missione era troppo alta e io non avevo più modo di prendere esperienza e quindi ero rimasto bloccato. Io avevo un problema simile che ti dava... Allora, le cose erano due. Da un lato, alcune volte non ti dava esperienza, altre volte invece le missioni te ne davano talmente tanto poca che comunque non bastava. Infatti io avevo fatto quasi tutto nella zona e poi ero andato avanti. Non so se vi ricordate la grotta dove incontri per la prima volta la caccia selvaggia. Che fai quella boss fight. Sì. Era cos'era, un lupo era? Ti spawnava dei lupi. Era il tipo che ti spawnava i lupi. Sì, quello lì per me era un incubo. E lì non potevi neanche più tornare indietro.
Quindi ero rimasto bloccato. Ho dovuto farlo ancora finché non ce l'ho fatta e poi dopo... Sì. Tra l'altro, adesso, nel periodo dei Souls, nel periodo di tutti i giochi molto duri da giocare, è veramente una cazzata di Witcher 3. Anche a livello difficile, è una cazzata a livello di gameplay. Beh, cioè, tu schivi che hai... Sai, prima schivavi e tu dicevi, ok, mi calibro in base a quello che guardo. Sì, è vero. Conoscendo adesso il mondo degli iframe, dei frame di invincibilità, cioè The Witcher è da quando premi a quando lui rinsavisce, cioè tu sei immortale per tutta l'animazione, quindi sapendo la quello... la puoi spammare tra l'altro, perché esattamente, non c'è la stamina. Quindi diventa, quando sai questa cosa, lo rompi subito, quindi nessun nemico, anche quando mi attaccano in 3 o 4 fortissimi di tipo 3 livelli in più di me, non mi colpiscono mai, inizia proprio a fare perché... queste piroette intorno. Esatto, e poi colpisci una volta ogni tanto, poi con Igni, spammi Igni all'infinito e via. Però ed è facilissimo. Mamma. Però non... guarda, me lo ricordavo peggio. Allora, è accettabile. Io posso dire una cosa, però? Perché io adesso erano altri tempi, però perché su The Witcher 3 la gente si è lamentata così tanto del combat system, che non è bello, assolutamente. Però è... cioè io non l'ho trovato mai brutto, è normale. Anche secondo me è accettabile. No, è il tallone d'Achille del gioco, Sì. Ma invece, per quanto sia sodato, perché su Skyrim non l'hanno demolito per No, me lo ricordo. A parte l'hanno che sono demolito. Giochi però molto diversi. Cioè come cazzo fa... minchia... uno in prima persona, l'altro in terza. Non c'è la fisica del personaggio in Skyrim, no, come puoi. No, da quel punto di vista lì sì. Però, non lo so, io quando ho vissuto Skyrim e ho vissuto The Witcher 3, The Witcher 3 era la prima cosa che si sentiva dire: il combat system è brutto. Perché, attenzione, The Witcher 3 è uscito dopo che erano usciti altri giochi migliori a livello di gameplay, assolutamente. Skyrim è comunque unico. Però The Witcher 3, il combat system, secondo me, non è il massimo, però è normale. No, a me ha fatto abbastanza cagare. Cioè, è veramente fa un po' Skyrim, il cazzo che vuole lui. Skyrim comunque è molto meccanico, dai la botta. È super arcade Skyrim. Non è brutto. Witcher delle volte c'è Geralt che fa un po' il cazzo che gli pare. No, guarda, forse te lo posso spiegare avendo giocato Skyrim 100.000 volte da capo ogni volta e The Witcher adesso. Il problema è che il combat system è simile, nel senso che premi un tasto e attacchi. Certo. Okay? La differenza fondamentale sono le animazioni. In Skyrim, essendo fondamentalmente in prima persona, le animazioni sono primitive, però sono, capito, tu che tiri lo scudo e attacchi. Sembra un gioco VR, non VR. Skyrim. Esatto, attacchi. Sì. The Witcher è osceno da guardare durante i combattimenti, perché lui fa le piruette, le animazioni sono troncate a metà, cioè lui quando attacca sembra che non ci sia il carico dell'arma, lui fa proprio come quello se avessero e quindi però da guardare fa. Cioè fa esatto, fa l'animazione ma è tipo metà dei frame, quindi è dimezzata la velocità. Però già l'animazione ti cambia il gameplay ed è quello il problema di The Witcher. Deve fare tutte le piruette, le animazioni. Perché fa tutte stile... le piruette, cioè lui, esatto. Lui quando combatte fa le coreografie. Quindi tu non lo puoi controllare. Esatto, quindi tu non lo puoi controllare al 100% come un personaggio di Dark Souls, per intenderci. Indubbiamente. Esattamente. Esatto. E la stessa cosa è Skyrim, come diceva Karim, che fai pom, perché è più arcade. Sì, e si vede meno l'animazione. Cioè, infatti, Skyrim, se lo giochi in terza persona, è uno di quei incubi febbrili che... Secondo voi azzarderanno con The Elder Scrolls 6? Al 100% ma sarà... Io, cioè, ma io in terza vi chiedo, persona cioè, sarà come giocabile. Lo cambi quel gameplay lì? Chivalry. Non 100%. Dai, no, cioè, no, non così tecnico, no, perché non può essere tecnico il combattimento di Skyrim. Però devi mettermi... qualcosa di più dinamico. Non credo lo farà. Morrowind. Allora, Morrowind aveva il sistema
che tu con le armi attaccavi in tutti i modi, ma c'era soltanto un attacco decente per ogni arma. Nel senso, se tu usi l'ascia, potevi puntellare, ma con un'ascia non serve a niente. Lo potevi fare, però ti dicevo, l'attacco migliore è dall'alto verso il basso. La spada, dall'alto verso il basso, faceva danno, ma se lo puntelli fa ancora più danno. E quindi, poi, fai conto, nelle opzioni c'era l'opzione di... questi attacchi li facevi col movimento. Se andavi indietro, faceva dall'alto. Se andavi avanti, puntellavi. Se andavi a destra, mentre attaccavi, è un po' alla Mountain Blade, però non un po' lo faceva anche un altro gioco, questa cosa qui? Mountain Blade, in base a dove non guardi con il mouse, Blade, parte però. Da sopra, da sotto... Anche Shiver li fa così, e Mordau. No, Shiver li fa così, muovendo il mouse era. Muovendo però il mouse, però anche muovendo il personaggio alcune cose. Forse su Mordau lo facevi di più. No, Mordau era molto meno tecnico di Chivalry. Era molto più... Arcade? Sì, mi pare di sì. Che a me non dispiacerebbe un gioco un po' più fisico. Sì, cioè, però capito, per il gioco cioè, Chivalry... è difficile. Anche Cyberpunk, anche Cyberpunk nel melee non è che si sia discostato troppo da Skyrim, Sì. Però Chivalry... in Morrowind, tra l'altro... Però... c'era un'opzione nelle opzioni che ti diceva attacca sempre con l'attacco migliore, quindi tu a prescindere da come lo facevi attaccava sempre. Però l'hanno reso più user friendly, era difficile Chivalry, che torni indietro. però era molto meno, cioè Chivalry forse lo apprezzerei su Skyrim. Chivalry mi pare sia molto meno tecnico. Il problema di Chivalry è che devi girare la testa ogni volta. Allora va bene online in mezzo al bordello, non dico il fatto di fare le piroette per dare la spadata tutto intorno a te, però dico sennò che fai? No, dico che ne so, cioè, fai su con la rotella, fa l'affondo. Fai non era un altro così click. Mordau? È Mordau, sì. Sì. Ok, infatti. Fai il click, fa la sciabolata. Fai l'altro click, fa l'attacco su. Così. Kingdom Come, praticamente. Sì, però Kingdom Come. Mamma. È una merda. No, non lo è. No, lo è. Non l'hai finito, quindi non lo sai. Lo è. Diventa molto cambia, bello. Cambia la meccanica. Tantissimo, poi. Sì. No, ma a me il problema non è tanto la meccanica, è che mi locca con una stella di David. Quello dico. Quello che è una... Cioè che devo scegliere... esatto, come For Honor, poi, è terribile quella no, cosa. No, poi dopo, mia. Quando sali di livello, non è più così. Ma io l'ho visto sempre, in qualsiasi video. Perché, di cioè, qualsiasi cosa fanno? Quest. Cambiano la meccanica base? Poi una volta che inizi a fare il parry è tutta un'altra questione. No, ma che c'entra? Ma però, a parte l'obbi tu... Tu l'occhi, ma in realtà puoi anche spammare un po' a cazzo, puoi fare un po' quello che vuoi, no, te lo però, puoi gestire no, come... quello sì, ho capito quello di cui quello parliamo che noi è il fatto sì. di direzionare sì, gli attacchi. Beh, quella cosa là si può fare, cioè l'hanno fatta altri giochi meglio. Sì, cioè per me è proprio... Non c'era bisogno di farlo così il combattimento di Kingdom Come. Ci sono giochi come appunto Chivalry, che fa la stessa cosa ma senza puoi anche non locare, farti venire molto... Però poi si non può non locare? Sì, come direzioni gli attacchi? Li direzioni con il mouse appunto girando la testa. Si può fare questa certo. cosa? E come che il tutorial de merda che ho fatto 50 volte per insegnarti a giocare poi devi andare avanti a giocare e impari a giocare perché di base nel duello è l'1v1 però dopo tu puoi girare la testa e menare un po' a destra e a sinistra. Sì, che tra l'altro che poi ha quel problema lì che appena arrivano più di un nemico diventa un po' incasinato da fare appunto. Perché appunto non è bello anche perché l'hanno sponsorizzato come un gioco dove arrivi a fare le guerre 1000 contro 1000 poi non era vero fai niente fai il duello in mezzo al campo di battaglia esatto di prendere uno v uno ogni volta naturalmente. No, però... nel campo di battaglia vai a menare nelle spalle la gente, fai... Però secondo me qualcosa... l'ho fatto, poveri. L'ho finito. Qualcosa di basilare come Mordau ci sta, secondo me, su Skyrim. Quello di Mordau non è complicato come te lo ricordi. Allora, no, non sto dicendo questo, sto dicendo che l'utente medio ormai non ha... No, non si mette ad imparare più di un tasto, c'è il tasto attacco, bomba, non è vero. No, non è quello il problema. No, non è vero, ci sono un miliardo di... Sifu è uno dei migliori giochi dell'anno e c'ha un sistema complessissimo. E come è andato Sifu rispetto ad altri giochi? Cioè, vabbè, un indie. Giochi... No, ma Dark Souls no, ma è apprezzato tasti, dalle persone appunto tu quello che stai proponendo tu ha molto più di due tasti no, per fare no, un attacco no. Come no, no? C'è tre ce ne ha no c'è scusami l'affondo. Mi vuoi fare l'affondo e l'attacco dall'alto e poi dopo e l'attacco sciabolata e basta sono tre tasti per fare la stessa cosa
No. E come no? Perché, gatto, cioè sono... Allora, l'attacco sciabolata che lo usi quando ci sono più nemici. Sono d'accordo, ma io capisco benissimo quello che stai dicendo, però rispetto a tutti gli altri giochi... Ma non è una cosa hardcore gamer, gatto. Non ho neanche detto questo. Ho detto che l'utente medio quelle cose lì non le vuole fare. E quindi hanno semplificato tutto. Tutti i giochi stanno andando sempre più verso il semplificare. Ma non è una complicazione, cioè non è così difficile come te lo immagini tu, cioè non è una complicazione. Ma non è che me lo stai immaginando, è più di un tasto? Sì. Non vogliono farlo. Basta lo metti sullo stesso tasto. E così. Fai di sguardo come no, come fai clic, fai l'attacco dall'alto, tieni premuto, fa l'attacco in sciabolata, cioè è uguale, si fa. Che è già così, tra l'altro. È già così, esatto. Sì, a parte che è così, in più attacco leggero, attacco pesante. In più mi metti con l'altro attacco, con il grilletto, mi metti l'attacco da fondo. Tipo le robe così. Cioè, ma basterebbe veramente poco, non ci vuole tanto. Cioè, in realtà Dark Souls c'ha tutti e quattro i grilletti che sono gli attacchi, se ci pensi. Verissimo, ma poi Dark Souls unisce gli attacchi ad altri tasti. Per esempio, se fai il backstep e poi attacchi fa un attacco, se rolli esatto. E poi attacchi fa un altro attacco. Sì, però a livello di gameplay, cioè tu inizi Dark Souls, cioè hai quei tasti lì, non devi fare combinazione di niente, cioè hai il tasto schivata, il tasto attacco e attacco pesante. Devi fine. Schivare e attaccare per fare l'attacco. No, quello è imparare di più. Ok, però per i vari tipi di nemico in Dark Souls non è che devi dire adesso devo fare il roll con l'attacco con l'affondo o premere una... no attacchi sì. Meni e basta. No, come no, sì che devi fare, c'è un nemico, gli fai il roll e attacco perché il roll e attacco fa quel tipo di attacco lì, quindi te la... Ma tu non è in base alla situazione, tu meni come ti pare tu. No, puoi fare quello che vuoi. Come non è in base alla situazione? Quello certo che è in base alla situazione. Sì, però quello che stavi dicendo tu in Elder Scrolls è che in base all'arma tu vuoi che l'affondo o l'attacco cambi. E tu devi premere il tasto giusto, quindi o l'affondo oppure la sciabolata per fare più danno a quel determinato nemico con quella determinata arma. È una roba figa, però molto approfondita. Infatti l'hanno tolta da Morrowind, come diceva però, prima. No, però c'è da dire che tutti gli altri giochi lo fanno adesso, anche perché Skyrim è vecchio. Puro, poi, tutti gli altri giochi online, però. No, che online. No. E che giochi lo fanno? Tutti gli action, tutti i Souls, tutti gli action RPG che sono usciti. No, così, in prima. Sto parlando dei giochi in prima. È che non ci sono giochi in prima. Appunto. Cioè, solamente ma non è per Cyberpunk. Quello, però ma non è per quello. Rimasto... Cyberpunk però è un FPS, troppo... gatto. È proprio un FPS dove devi sparare. Che ci sia la sciabola... Sì, ma non è poi fa non cagare è pensato come anche fa per cagare il... punto alto. Sono no, ma se lo fanno come Skyrim è una merda. Cioè, se lo fanno uguale dove tu fai un attacco solo cliccando è una merda. Sì, sì, no, quello lì indubbiamente. È veramente terribile. No, cioè, sono d'accordo che vada svecchiato, è troppo però poco. Secondo me quello che dite voi forse è un po' troppo. Ma gatto, no, ma no, il fatto che cioè, gatto, Skyrim è il GDR più complesso che c'è, se a livello di GDR, ma a livello di gameplay no. Sì, cioè c'è un sacco di roba. Sky. No, vabbè, di gameplay non è tecnico come allora, altro, a livello di però GTR farlo, Skyrim per me rimane ancora il top. Non beh, forse che cazzo gli metti? Non è che ci sono tanti GDR, quindi questo non cambia quello gigante. Sì, sono d'accordo perché non è che sono. Però a livello di gameplay sì, è vero, clicchi, gli unici GDR fan che ci sono i Divinity, che però sono tutt'altro gameplay. Esatto. Però... No, però secondo me è un... cioè, la tecnicità... Non c'è bisogno di fare Tarkov per... No, sono d'accordissimo, ma ho capito il vostro punto. Io non sono contro la vostra idea, non sto dicendo... Vi sbagliate, non dovrebbe essere così, non sarebbe bello. Sto dicendo perché... che non lo faranno, ma perché comunque loro me... vogliono no, che il gioco sia... No, gatto, non possono non farlo. Così come Fallout piano piano è diventato uno sparatutto e meno un gioco a turni in prima persona. Però molto di più. Cioè, il 4 tu lo puoi giocare senza neanche usare lo... È vero.
Però cioè, se tu lo metti vicino ad un altro gioco dove si spara per davvero, la differenza è abissale. Esattamente per quello che il prossimo io spero sia molto più normale. Sì. E Starfield sia normale. Cioè, Starfield è quello che abbiamo visto, insomma, purtroppo. È uno sparatutto. È che no, secondo me non sono capace. Secondo me non sono capace a fare uno sparatutto. No, non sono capace con il gameplay, perché sono Bethesda gameplay, è bravissima a creare dei mondi GDR, infatti io non vedo l'ora quello di Starfield. Sì. Per il resto, insomma... Vedremo. Anche perché Skyrim è sto mondo gigantesco e poi il sistema di magia è ridicolo, perché usi le manine come in Fable 3 per tirare le magie, i guanti, spari le magie proprio, le spari, capis? Spari le magie in Skyrim, sì. Non c'è neanche un sistema completo, no, le spari dalle dita. Vorrei aggiungere una postilla che leggo da Gabriel. Wolfenstein non è Bethesda, Wolfenstein è ID Software. Sì, che è stato comprato da Bethesda. Wolfenstein e Doom sono Bethesda, ma sono sempre ID Software. Perché non hanno preso il gameplay di ID Software, ad esempio? Forse non li avevano ancora acquisiti. Per Fallout. Li hanno comprati. Ma poi diventava Rage 2, diventava Fallout e non andava bene. Fallout deve avere il gameplay di Metro. Adesso arriva Stalker 2, che se sì, l'hanno confermato. L'hanno confermato, sei sicuri? Arriva. Lo confermo sempre. Cioè, è sempre un rischio lì, indubbiamente. È uscito però... un trailer incredibile. Deve uscire effettivamente anche l'altro, anche quello del quello Heart, com'è che si chiama? Atomic Heart. Deve uscire. È uscito un trailer sti giorni, mi pare. Di Stalker. Sia di Atomic Heart sia di Stalker, sì. Quello di Stalker è fighissimo, mamma mia. Di Stalker è chi se lo aspettava? Non nessuno, infatti la gente io avevo la mia timeline di YouTube piena di video analisi di Stalker 2. Di Stalker 2, capito? C'era già la data per Stalker? Sì. Ma è confermata Stalker perché purtroppo adesso 2. In tempo probabilmente doveva uscire l'anno scorso Stalker 2. Sì, è stato rimandato. Sì. Ah no, mi sa di no. 2023. No, scusa, nel trailer non c'era scritto... Doveva uscire a novembre, se non sbaglio. Che c'era della conferma nel trailer. Infatti, mi ricordo... Non c'era scritto la data. Allora mi confondo con un altro gioco, forse. Perché ne sono usciti 3.000 quest'anno. Mi pareva 2023. Che durante le tre l'avessero mandato tipo Fall. Possibile. Fall 2023. Allora, dobbiamo aspettare. Non vorrei dire cazzate, però. Meglio, visto quello che tutto deve uscire, va bene che esca un po' più tardi. Sì. Sono molto curioso per Stalker, perché io ho rigiocato ma mai finito recentemente Stalker Shadow of Chernobyl e sistemato con alcune mod della community per svecchiarlo leggermente, lasciando tutto così com'è ma semplicemente aggiustandolo un po'. È bellissimo Stalker, ha un'atmosfera impareggiabile, forse anche un po' più di Fallout per certe cose, è diverso il mondo, è proprio fighissimo, bellissimo Stalker. Fallout tende sempre a farti un po' ridere anche, non è Fallout no, ma non lo è mai, cioè, ma a parte che la trama base di Fallout è una cazzata di solito, quella di Fallout, no, la missione principale. Sì. Tipo, mi pare di Fallout 3 era una stronzata. Era quella del quarto, era interessante, però era sviluppato un po' col bucio. Come sì, che arrivi lì e dici cosa mi stai raccontando? Esatto. Vabbè, il twist lo potevi vedere da 200.000 km. Poi sono quei giochi, cioè Bethesda, anche Skyrim era molto D&D, una campagna D&D breve. La missione principale era figa, però era molto semplice, se ci pensi. Di Skyrim? Quelli Skyrim. Sì, però bella, la cosa figa di Skyrim è che c'era una missione principale per ogni lavoro. Esatto, cioè loro non puntano neanche troppo a quello. Su Fallout un pochino di più, forse, perché essendo meno... cioè un fantasy più... cioè un sci-fi più... meno mainstream del fantasy classico. Sì. E puntano un pochino magari più sulla trama e sul tuo personaggio, però quello, cioè loro non puntano mai alla trama principale. Sì, anche perché se giochi Fallout 3 solo per la trama ti dura 10 ore. Ma allora, guarda, sai che secondo me questa non è una cosa malvagia?
La trama principale, no, no, sì. Allora, la trama se principale, gioco è quello, sì, esatto, per un GDR come quello, la trama principale 10-15 ore per me è perfetto. Poi dopo ci sono 300 ore di contenuto che io vado ad esplorare. Che non sono vai a raccogliere, bravo, tutti i collezionabili. Sì, certo, certo. No, sono d'accordissimo. Se il mondo di gioco è fatto in quella maniera lì, sono d'accordissimo che la trama principale è solo una delle tante quest. Sì, sì. A me piacerebbe un gioco di ruolo giga mega dove la trama fosse un po' più integrata con il mondo, che cioè se tu giochi solo la campagna si finisce in un modo, se tu fai le secondarie la campagna cambia perché hai integralmente cambiato tutto quello che succede, che magari l'esercito in una città e ti va a cambiare la trama principale perché hai fatto prima quella cosa lì, quindi c'è il tuo esercito, robe così, sì. È una roba simile, una roba complicatissima, esatto. Però sarebbe figo, esattamente. Tra l'altro, però capisco il punto di vista di Gatto, perché sì, poi c'è il problema di The Witcher, che Witcher ha una campagna, che dico io non è che si slega da quello che dici tu, no, cioè quello che dici tu, Karim, sarebbe quello che dice Gatto, però tu gli metti il plus che se fai le altre cose prima rimpolpano la missione principale. The Witcher 3 fa così. Verissimo, cioè The Witcher le scelte, sì, è uno di quei giochi un po' come Mass Effect dove le scelte influenzano un po' il finale, però sono più bivi, nel senso influenzano i bivi che puoi prendere, no, nel, allora, nella trama. C'è una battaglia in The Witcher, questo non è spoiler, però se tu hai fatto altre missioni secondarie hai più frecce al tuo arco, diciamo. Sì, sì, no, assolutamente. Il problema è che non è quello che intendo io. Cioè quella cosa lì è semplicemente una roba più, molto più dinamica, qualcosa che cambi il mondo. Sarebbe bellissimo. Ah, che cambia il mondo. Ogni tanto lo fanno, però sono solo... Skyrim, però... Esattamente, ma anche in GTA San Andreas succede, volendo, però, però è di quello trama. Quello che dici te, però, è che cambia proprio anche, che cazzo ne so, un villaggio che magari se te... vai sempre lì a fare le missioni lì e li aiuti, questo villaggio prospera. E cambia proprio il villaggio. Sarebbe bellissimo. Diventa una potenza nel mondo. Sai dove ho visto questa cosa che mi ha fatto venire in mente questa idea? God Simulator 3. Io credo God Simulator 3 credo sia uno degli open world più sottovalutati. Noi che l'abbiamo usciti... finito, eh? Ok, esatto. God Simulator 3 credo sia uno degli open world più sottovalutati che ci siano adesso, per delle meccaniche. Il gioco in sé è bellissimo, è pieno di citazioni del cazzo e va bene, però è bellissimo. Poi io perché ti dico come lo giudico, vai. C'è una missione che è quella, non vorrei spoilerare troppo, è quella di creazione del personaggio, si chiama, dove tu vai a un Comic Con. Sì. E c'è un modello che tu puoi vestire. Un manichino, e quando... sì. Esatto, un manichino. E tu puoi mettergli tutti gli oggetti che vuoi al posto delle mani, della testa e del corpo. Tutti gli oggetti che trovi nel esatto, per giro, terra, ma tipo le transenne. Che puoi raccogliere con la lingua, esatto. Esatto. E poi tutti quelli, i cosplayer al Comic Con, sono vestiti così. Quindi tu, se tu gli metti, io per sbaglio gli ho messo un segno enorme nel corpo e la testa da transenne, le mani di sfere infuocate, e tutti quanti avevano quello. In più, un'altra cosa che ha di fighissimo, che mi ricollego a quello che diceva della sala degli achievement di Fallout 3, di Fable 3, è che qui tutte le missioni che fai sbloccano qualcosa nel mondo e nel tuo hub. Come se fossero dei trofei del lab, esatto, però non sono semplici trofei appesi al muro. Ecco. Esatto, tu fai una missione dove porti in vita degli spaventapasseri. Adesso alcuni NPC del mondo sono diventati quello spaventapasseri lì. Vai in un laboratorio dove uniscono umani e banane e diventano un uomo banana, e quando fai quella missione lì, nel mondo, negli NPC adesso ci sono gli uomini banana anche. Ed è... così semplice come cosa, ma funziona così bene che io mi sto stupendo a destra e a sinistra di God Simulator 3. È incredibile. Allora, incredibile. Noi l'abbiamo giocato, non era il day one, però insomma, quando è uscito, l'abbiamo giocato, ci siamo divertiti, però l'abbiamo giocato alla God Simulator, un pochino anche cacciarone, robe del genere. Ah, che ridere, vai a fare qui, c'è questa cosa qui, robe così. Poi l'abbiamo rigiocato e abbiamo capito lo scopo del gioco, che fa ridere ormai, lo scopo del gioco è diventato un meme anche nei nostri canali e cose così. Però
abbiamo capito lo scopo del gioco. Io God Simulator lo paragono a Pokémon. Come nel senso che Pokémon no, è un Monster Collector, vai in giro a catturare i Pokémon. God Simulator è più o meno la stessa cosa, vai in giro a catturare gli easter egg. Adesso non sono easter egg perché è la meccanica base del gioco, però vai in giro e catturi i punti di interesse. Sono solo punti di interesse, lo giochi proprio rilassato andando a completare il Pokédex dei punti di interesse. Sì, le missioni sono molto facili, sono molto molto semplici, però è proprio il mondo ad essere incredibile. Ma anche, a me anche gli enigmi, alcuni sono fuori di testa, completamente difficili anche da capire, però molti sono proprio carini, sono. Sì, sì, no, no, ma le missioni sono tutte varie. No, no, sono tutte belle idee, sì, sì, sì. No, no, e guarda che è veramente è sottovalutatissimo, secondo me, perché giustamente essendo un God Simulator, la gente è più o meno. Però il primo era la demo tecnica di questo. Esattamente. Però era uscito che era praticamente considerato zero. Una volta che ci giochi, invece, la vedi. Vedi che c'era qualcosa. Lì ha avuto anche tutta la wave di... Ovvio. Certo. Come il Minecraft player, ci giochi, sei un bambino... Esatto. No, certo, però comunque se ci giochi vedi che ci sono tanti dettagli veramente fighi anche in God Simulator 1, che non ti aspetti per il gioco che è. Nell'uno mi ricordo la cosa della capra satanica, che devi fare il rituale. Roba. Esatto, esattamente, sì. Esattamente. Ma io ho giocato anche gli altri, quello degli zombie, quello dello spazio e quello di Payday, che sono carini, però non sono come questo. Questo ci hanno messo vero, anima e cuore per farlo, sì. È un cazzo gioco vero. Di gioco. Ma è veramente un gioco vero, sì. Ed è bellissimo. Non so quanto l'avete giocato, io ho fatto una... una missione dove dovevo riattivare... c'è la segheria... Devo riattivare il macchinario. Un macchinario che genera i tronchi. Ma è quello lunghissimissimo. È iniziato a generare questo tronco infinito. Sì, ma infinito, davvero. Che mi ha quasi buggato la zona. Io l'ho fatto tutto il tronco, Sì. A una certa poi. Ma a una certa intendo tanto in là fuori dalla mappa, Sì, sì. Ti ributta, ti teletrasporta in città. Però poi te questo tronco che continua all'infinito. Letteralmente all'infinito, te lo vedi da tutta la mappa. Verissimo. Sto a me è iniziato a glitchare, lo vedo e non lo vedo, dipende dalla posizione in cui sto con la telecamera. Immagino che ha dei limiti tecnici. C'è un evento invece che spawni un tornado, ti inculi quel tornado, ce l'hai per sempre in tutta la mappa. Il tornado lo sblocchi nella prima parte di mappa che hai, e il tornado gira tutta la mappa. Quindi ogni tanto voli, vedi gli oggetti e le persone che volano. Marco stava facendo una missione dove doveva portare 40 pacchi dentro un garage. Quello del trasloco. È arrivato il tornado, gliel'ha sparati tutti in giro per la mappa. Sì, sì, ma poi anche, non so se l'hai fatto quando sei arrivato nella città grande, quindi una delle ultime cose che sblocchi, c'è un palloncino che tu gonfi di una capra enorme, gigante, poi si stacca e vola in giro. Cioè, adesso per sempre ci sarà questo palloncino enorme di una capra che vaga e ce l'hai lì. Non serve a niente, però ce l'hai lì, come il tornado. Esatto, quelle cose lì sarebbe figo averle proprio di trama invece. Esatto, vi spiego quello che mi sta facendo odiare determinati giochi, soprattutto quelli, gli ultimi di Ubisoft. Parlo di Far Cry, perché gli Assassin's Creed non li ho giocati. In Far Cry tu hai tre missioni principali e devi farle tutte per poi dopo fare la missione finale, no? Però i personaggi si ripetono un po' in queste missioni, e questa la odio, perché tu puoi fare queste tre missioni nell'ordine che ti pare a te. Nel senso che puoi fare prima la missione che va da A a B, poi dopo puoi fare la missione che va da 1 a 5, poi dopo la missione che va da Z a F, in qualunque modo, perché il gioco ti dà libertà assoluta. Però tu sai per certo che la scrittura di questa trama non può essere bella. No, no. Perché hai tante biforcazioni, ma non posso. È ovvio che non può succedere niente. Perché se mi muore un personaggio da Z a H. E io ho la stessa missione, cioè ho lo stesso personaggio in un'altra missione. Sai di base che non può morire. Sai di base quello, ma è anche su Assassin's Creed Valhalla. No, credo che tutti i giochi siano così. GTA sono tutti così. Sono tutti così. Esatto. Su Assassin's Creed Valhalla, uguale, te devi tra virgolette conquistare l'Inghilterra facendoti amico tutti il sindaco di ogni
sì, regione, tra virgolette. Famosi sindaci inglesi. Sì, sì, sì. Ed è tornato un pochino al problema di Assassin's Creed 1, tra l'altro, perché lì era... cioè sono, alla fine vai a fare la stessa cosa in tutte le regioni più o meno, che cioè in tutte le regioni dovevi fare la stessa cosa, ed erano 10 miliardi di ore per farle tutte, e io lì a una certa ho detto sto morendo, non ce la faccio più. ma infatti io preferisco una trama, cioè solo una missione principale, poi dopo tutto il resto fai secondario, una missione principale che va dal punto A al punto Z. Mi racconti una bella storia, un po' come in God of War, solo che vabbè, God of War... No, beh, come God of War, va bene, ti racconta la storia, poi dopo se vuoi andare a fare le secondarie te le vai a fare. Mm-hmm. E non darmi fin da subito 10 bivi, anche no, obbligatori, perché già lì capisco che mi stai allungando il brodo e basta. Ma non è solo... Cioè, appunto, è il discorso di... indubbiamente vai incontro a una scrittura de merda... Certo. Per il problema che hai detto tu prima. Poi mi dai... Io il problema più grosso che ho con questi giochi è che io sono il primo che dice non devi prenderlo per la manina al giocatore e fargli fare tutto e accompagnato e robe così, perché un gioco comunque deve sviluppare anche un po' la tua creatività nel gioco. Però... E c'è modo e modo di non dar la manina, e il completamente disorientare il giocatore non è sì, quello, sì, sì. Non è vero. No, ma cioè, infatti, se io non capisco bene... un cazzo, non posso darmi la colpa per forza. Lì sei un po' scemo anche tu sviluppatore. Ma infatti Skyrim ancora oggi funziona benissimo e manda a scuola molti giochi di oggi, perché ha la sua trama principale, però ne ha tante altre. Poi dopo ci sono alcune missioni che possono sfondare le città, e la città rimane poi sfondata e non la puoi riparare, è un gran peccato tra l'altro in Skyrim, un dispiacere, rimane lì tutta una merda, tutto rotto e non puoi risolvere. Un casino. Però è così. Certo, sarebbe più bello avere gli intrecci, tipo sei con un personaggio che fai una missione secondaria, muore e ti cambia la trama della principale, però lì dovrebbero scrivere talmente tante cose che per me ci arriveremo. I Dark Picture Anthology. Esatto. Oh. Esatto. Però open world RPG. Bravo, però quelli lì, anche lì, insomma, a livello di trama si potrebbe fare di meglio, anche con i Dark Picture, che tra l'altro l'ultimo ho droppatissimo, che mi ha fatto vomitare. Sì, tutti hanno detto che o è il migliore o è un'atrocità. L'ultimo, quello di adesso, quello della casa, sì. Devil Inside. Io ho amato The Quarry e... In Devil Inside mi ho visto enormi passi indietro, cioè mi ha fatto cagare e l'ho mollato. Che palle. Ma scusate, ma non l'hanno fatto studi diversi, però? No, sono sempre loro, solo che The Quarry era stato fatto con... Ma che cazzo hanno fatto? Due giochi in contemporanea? Credo di sì. Solo che uno è edito da Bandai Namco, che è la serie di Dark Picture, se non sbaglio. The Quarry invece l'hanno fatto con 2K. Esatto. E gliel'hanno fatto più bello, si vede, non so cosa dirvi, cioè... The Quarry è, vabbè, come Until Dawn. No, non parlo di trama, io parlo in generale proprio, come gioco, sì, sì, anche come a livello Until tecnico. Dawn, Until Dawn lo vedi che è proprio un gioco adesso diverso, però nel senso la noti la differenza da Until, sì, Dawn ai Dark Picture. Ma perché Until Dawn è nato come brutto, uno slasher de merda, esatto. Cioè è nato come un gioco brutto e quindi te lo godi per quello che è. Uno slasher dove piano piano muoiono tutti o no, dipende dalle tue scelte. Ma per forza muore qualcuno in Until Dawn, perché le scelte di Until Dawn sono tra le peggiori di tutti i giochi. Anche negli anni è migliorato Dawn, molto il discorso. Solo esatto. In The Quarry non succede più. Allora, Until Dawn è il peggiore. In The Quarry mi è successo che non succede. Mi è successo una volta perché non ho preso un oggetto a inizio gioco e quella è stata una puttanata. Se prendevo un oggetto trovato lì per caso, allora no. Per il resto, le scelte che ho preso non è morto nessuno, a parte quei personaggi lì, perché non ho preso. Ma allora, l'esempio perfetto ce l'abbiamo noi, che ormai è rimasta impressa sul canale, della morte di Esprit, che... Come il Esprit primo... è morto? In quale gioco? Sì, è morto Esprit, infatti non c'è più. No, non era un gioco. Nel primo Dark Picture Anthology, che lo giocava lui, il pad ce l'aveva lui, aveva fatto morire un personaggio
perché aveva sbagliato un quick time event mentre saliva la scala. Però lì ci sta, il gioco è quello. Indubbiamente. E anzi, preferisco più che muoia con un quick time event, in realtà. Almeno sì, lì rispetto alle scelte che ti fanno fare. Tipo, vuoi andare in quella stanza? Ha fatto 100 quick time event per fare la scala, poi ne sbaglia uno, cade, crepa, muore. Merda. E che è un dubbio in questi cazzo di giochi se i quick time event ti faranno morire o no, capito? Adesso ne hanno tolti. Il problema ancora più grosso è che adesso si è sviluppato hai delle scelte, non sono più quick time event magari, ma sono delle scelte, ma te non sai mai ci può essere la come sorpresa, vengono interpretate quelle scelte. Lo so. E io devo sapere come vengono, perché io magari intendo scappa o osserva. Però se clicchi osserva, lui apre la porta e guarda in faccia il mostro. Testa di cazzo. Osserva, magari io penso ad altro. Ma anche come le reazioni umane, e non solo in questi giochi qui, ma in generale. Cioè, la risposta positiva e quella negativa. E tu dici, guarda, preferisco andare via, non rispondi in questo modo. E premi e lui dice, allora, prima di tutto sei un figlio di puttana. Cattivissimo, scusami. Meno che poi dopo giustamente l'altro si incazza e ti spara. C'è modo e modo di rispondere. Le scelte peggiori per me erano quelle di Until Dawn, perché poi sono leggermente calate. Il destra e sinistra, stai scappando dal mostro e ti dice nasconditi dietro l'armadio o vai nella stanza. Io non ho elementi per poter scegliere senza morire. Vai a caso. Fammi tirare un dado a quel punto. Fai tu. Scegli una percentuale tu e vaffanculo. Tiro un dado, faccio critico, faccio una terza scelta nascosta, bellissimo. Esattamente, perché sennò io non avrò mai la scelta e rosicherò tantissimo quando moriranno. Infatti in Until Dawn mi sono morti quasi tutti. In House of Ashes, che per me per ora è il migliore, ho salvato tutti quanti, perché le scelte erano meno stupide. Il problema soprattutto in House of Ashes è che le reazioni umane sono troppo sbagliate, perché io posso capire i ragazzini che hanno determinate risposte. In House of Ashes sono dei cazzo di militari e sono tutti dei teenager, praticamente, come reazioni. Sì, infatti il triangolo amoroso l'ho odiato in House of Ashes, perché era talmente bella la trama che cazzo, perché devi mettere questo conflitto? Niente. Ma dai, Harry. Ma noi romantici, carino, non capisco niente. Dai. Ma guarda. C'erano proprio delle reazioni da bambini, ragazzini delle medie. Proprio. Su House of Ashes ho ucciso uno pensando di curarlo, invece. C'era tipo, non mi ricordo per niente, però era tipo una roba, premi sulla ferita, tipo una roba del genere era. Io ho fatto premi, ma invece di premere sulla ferita gli ho premuto il cuscino sulla faccia per smettere le sue sofferenze. Ma no, cosa che è successa, c'è scritto tipo tienilo perché stava per cadere, e invece di tenerlo lo soffochi, perché più lo tieni più si soffoca, e tu dici non farlo cadere e lo soffochi. Ma io non lo sapevo, non sono io che sto comandando, che ne so io. L'ho ucciso, io di me spontanea volontà, cosa ho fatto? Ma io non ho fatte queste scelte, cosa ho giocato io? Quella lì. Ma io ho salvato tutti, però quella scena lì era con di un personaggio quaternario che non se ne sbatteva il cazzo. Però era, anch'io mi sono stupito, perché ho detto no, lo salvo, no, certo che lo salvo, non continuo a salvarlo, e muore soffocato perché lo stavo tenendo. Sì. Ma coglione, ma comunque sono scritti, cioè io non so con quale qualità loro sono bravissimi comunque a scrivere. No. Karim, per fare sono una roba così, tutti. No, allora, secondo me devi essere un veramente genio. Bravo. perché non puoi, cioè, per fare determinate puttanate di scrittura devi sapere. Cioè, non puoi non sapere per scegliere di farle quelle cose. No, io non lo so. Non ce lo so dire. Ma a perché me non è vanno sopra gioco la concezione che fa così, di devo essere cazzata. Sincero. Infatti non mi è piaciuto neanche Detroit. Perché non ha reazioni così esagerate Detroit. A me i giochi di Cage fanno tanto ridere.
perché sono un po' sì, ma perché sono veramente il, cioè è veramente il raga, sono io il messia Cage, guardate come vi ho scritto questo gioco, parlo dei robot che prendono coscienza, wow, guarda che come pensano, come hanno creato una società. Ma infatti a me stava piacendo un botto Detroit finché poi non è arrivata la parte che io ho pregato in ginocchio che non arrivasse, invece è arrivata, e che è quella del finisci nei bassi fondi insieme a tutti i robot malandati. Ovvio, certo. Io l'ho mollato lì, perché mi ha fatto veramente cagare quella scelta lì. Io perché ormai l'ho preso proprio come un cliché trash. Cioè, per me è più trash Detroit di The Quarry. No, Detroit lì viene preso super sul serio. Così come Beyond. Il tema di Detroit no, è una roba già vista e rivista. Non è una novità. Non si è inventato un cazzo. Appunto. Però mi stava piacendo la trama, perché comunque vivere un... alcuni personaggi di Detroit mi stavano piacendo molto da usare. Tipo la cameriera? O il cameriere? Non mi ricordo. Quello che era uno dei primi robot che usi. Cameriera. Che inizia a capire cosa sta succedendo, ed era molto figa quella cosa là. Poi è andato a puttane tutto, è vero, quanto, la, è stato sua, terribile. La sua cosa era... il suo risveglio era figo. Era bello perché era fatto fluido, lo giochi tu il suo risveglio ed è molto sono figo. Sono rincurato perché mi hanno dato merda quando ho detto che non mi piaceva, scusate. No. No. Vabbè, a metà, allora, mi tu, piacciono tu, tutti tu a metà dato, i giochi. Tu hai dato molta merda anche per il gioco, perché effettivamente... No, vabbè, non è il mio gioco. Non è il mio gioco. Tutto. No. Allora, la cosa che più mi ha colpito all'epoca... Poi vabbè, è sempre il commento di un utente, io l'ho giocato, no? Molto, molto tardi. L'ho giocato day one. L'ho finito, la trama l'ho trovata banale e stupida. E la risposta che mi è stata data è la seguente. Per forza... non ti è piaciuto, hai fatto le scelte sbagliate. Sì, no, quella cosa là è atroce. Non posso sbagliare, perché se tu mi dai le scelte, ogni scelta che faccio deve essere scritta bene. Non è che se io faccio una scelta così, allora mi becco la storia di merda. No, me la devi scrivere bene, me la devi giustificare. C'è da dire che questi giochi qui il meglio lo danno se fai le scelte sbagliate comunque. Cioè devono esserci scelte sbagliate, deve essere tutto... No, sbagliate nel senso se fai delle scelte brutte nel senso magari bad, no? Cattive. È come un film horror dove non muore nessuno. Se non muore nessuno non ha senso. Le scelte sbagliate però portano all'intrattenimento. Però sono d'accordo che non dovrebbe essere... No, il fatto è che comunque Cage ha un'idolatria dietro comunque non indifferente. Beh, come molti, anche Kojima per esempio. No, però, Cage... Kojima li sa fare. Esattamente, poi Cage si perde. No, Cage parte resta tutti i giochi il di... punto che dopo, anche se fanno una roba completamente inutile o il nulla, la gente comunque impazzisce. Guarda ad esempio con PT, che non era ancora uscito né niente, la gente era già follia. Però era una bella esperienza in quel periodo. Esatto, in quel periodo sì, non sì, ce n'era. Non era il gioco. Così. No, però l'idea era quella. Cioè, non sarebbe stato così poi dopo... Mood o comunque... insomma, lui ti ha detto so fare horror, guarda che roba. La gente non era presa bene tanto per PT quanto per... chissà che cazzo farà, quindi su Silent Hill. Esattamente. Credo lo abbandonerà che anche lui l'abbia fatto e non si farà mai. Esattamente. Poi nessuno avrebbe mai saputo come sarebbe andata a finire quella storia, però insomma, adesso ti puoi vendere la PlayStation 4 a €1 miliardo con PT dentro. Così. In chat scrivono così, ma li sa fare tranne Metal Gear Solid 5. No, non Metal Gear Solid 5, la trama... è fighissima fin dove arriva. E che esattamente. Poi ha avuto altri tipi di problemi, ma è fighissima fin dove arriva. C'è un motivo se chi si chiama The Phantom Pain, Metal Gear 5. Io non credo c'entri con la trama. È letteralmente un capriccio di Kojima, Metal Gear Solid 5. Io penso che l'abbia fatto tutto proprio Kojima nel suo studio dicendo adesso gliela faccio a questi bastardi di...
di Konami. Sì. Gliela faccio vedere io. Adesso faccio un gioco dove in realtà parlo di me che li mando a fanculo. Esatto. È letteralmente quello, eh? Sì, sì, sì. Sì, e sì, poi sì. Cioè, lui c'ha un rancore bestiale. Lui l'ha portata avanti anche su Death Stranding un po', sta roba, secondo me. Sì, Death Stranding, cioè, ma per forza. Guarda, adesso gli metto anche la frecciatina anche qui a quei bastardi di ma l'avrei, guarda, l'avrei fatto anch'io perché sì, veramente è stato terribile, capisco, con esatto. Konami. Anche perché era quello che portava avanti tutta la baracca, quindi sì. Però insomma, sì, sì. Un po' fuori. Beh, dai, sono riusciti a fare Metal Gear Survive. Hai ragione, che è andato benissimo, no? Era bellissimo. Che è ancora giocatissimo. Ma l'ha mai giocato nessuno? Voi l'avete giocato? No. Vorrei provarlo. Sai che però, non perché... me lo ricordo. Vorrei provarlo. E non era su Steam, è vero? Un Tower Defense. No, ma... Sì. Aspetta, vediamo se ce l'ho. Non solo un Tower Defense, è proprio una roba. Anzi, ho visto dei video di analisi che dicono che la base. L'ho giocato. Quanto l'hai giocato? Ultimo avvio 22 febbraio 2018. Tempo di gioco 4 minuti. Vabbè, che cazzo. Che cosa è successo in quei 4 minuti? Non sei neanche avuto voglia di provarlo, in realtà. Non è vero. Sì, ma no. Neanche il caricamento iniziale. Il Day One, tra l'altro, perché è uscito il 22 febbraio, quindi l'ho proprio avviato. Oh, chissà che è successo. L'ho fatto. Record, questo. L'ho fatto. Voi l'avete giocato 4 minuti? No. E allora ho giocato con voi. Posso parlarne? Quanto costa, visto che sei già lì? Aspetta, che è una trentina euro. 40. 39,99. Costava meno Ground Zero. Minchia, Ground veramente. Zero. È vero che era a pagamento Ground Zero, porca troia. Eh sì, cosa costava? No, forse però costava 40 all'inizio, poi dopo l'hanno sceso a 20. L'hanno sceso a 20. L'hanno sceso, sì. Meno male. Però era carino Ground Zero. Era, cioè, per come concept. Ma era obbligatorio Zero... da giocare? Per capirci com'è? Qualcosa? No, era obbligatorio? No, per capirci qualcosa no, però fa parte della però trama. Era un bel prologhino. Era. Sì. Bello grosso, anche se ci sta più. Ma infatti la gente si era incazzata perché... per quello, perché... Cioè non doveva essere presentato così prima del gioco. La gente si è incazzata perché era una demo che costava 40 euro. Esatto. Sì. No, però non era una demo perché ti dava la trama, era un prologo, quindi... Che comunque era una non... demo nel senso che sì, era, sì. Letteralmente una missione di Phantom Pain. Esatto. E durava poco. Allora, hanno avuto la... almeno la cosa bella di farne effettivamente un gioco, perché è una mappa, è letteralmente una missione di Phantom Pain, perché Phantom Pain funzionava a missioni che te sì. Dalla tua base prendevi l'elicottero, andavi nel posto, dovevi fare la missione. Ground Zero era la stessa cosa, ti arrivavi con l'elicottero, dovevi fare la missione e andavi via con l'elicottero. Okay. Però dopo c'erano tutte altre missioni da fare sempre lì nel Ground Zero. Però la missione di trama una era. Però c'erano tutte anche altre missioni, missioni arcade, missioni hardcore, missioni challenge, tutte queste sì, cose. Sì, poteva qui durarti un bel po'. Erano effettivamente fighe. Ma aveva senso metterlo a pagamento, secondo voi? Magari non così alto il prezzo. A 40 euro sicuramente. Forse 40 euro per un prologo. No, 20 magari ci sta. Cioè, alla fine, se vogliamo contare solo le ore di contenuto... No, in generale. No? No, a 20 che poi... A 20 che poi magari calava di prezzo dai 20. Esatto, partendo da 20 sì. 40 era... Cioè, è veramente troppo. Uh-huh. Bello. Sì. Volevo invece... Perché continua a vibrarmi il telefono? Scusate che ho messo sulla carne, ma continua a suonare. Ma non mi rompere i coglioni, ho capito. Tra 42 minuti è pronto. A posto. Suona, che ansia. Dead Space. Sì. Sì. Giusto. Voi volete giocarlo? Sì. Io... No, ma sì, nel senso che... Allora, io ho giocato solo Dead Space 2 e 3, il primo non l'ho giocato. Come? No. Come hai fatto? Che è successo? Perché non... Io ho quando ho preso... Cioè, Dead Space 2 di quando è? 2011 sarà? Aspetta, guardo. Forse un pelo dopo, forse 12, 13. Però non avevo ancora un PC
buono per giocare. 2011 Dead Space 2. 11, madonna. Cioè, io ho iniziato a giocare per davvero tutti i giochi del mondo. Il primo 2008, cazzo, prima. Minchia. Vedi? Io ho iniziato a giocare per davvero a tutti i giochi intorno al 2010-2011. Quindi poi ho iniziato dal 2. Sei partito direttamente dal 2, sì. Uh-huh. Quindi il primo non ho giocato. Allora... Allora, tu dovresti maggior ragione volerlo giocare, immagino. Assolutamente sì, però ad oggi se tu hai in mente il gameplay di Dead Space, è di quello che voglio parlare. Vuoi giocarlo? Cioè, non lo so, ad oggi esattamente, è di questo che voglio parlare. Però il fatto è che la storia di Dead Space è bella. No, no, certo, ma io parlo proprio a livello di gameplay. Dead Space 1, rigiocato oggi, credo che sia un cazzo di incubo. No, vabbè, il primo... è quello che fanno uscire. Lo sono riguardato anche ed è... Sì, vabbè, però è un remake, non è una remaster, nel senso... Ma quanto possono... E volevo arrivare a questo punto con calma, perché... Ma per me sarà un gioco completamente diverso. Allora, io non ho visto gameplay per adesso. Quanto può variare rispetto al primo? Perché il primo è un po' come Resident Evil 1. Cioè, deve essere lento e legnoso, perché se il personaggio si muove, vinci. Da quel punto di vista lì sarà completamente Per chi non lo conoscesse, per uccidere i mostri si era inventato questa bella meccanica. Poi dopo ha fatto Callisto Protocol, quindi le belle idee se le esaurite tutte con Dead Space. Dovevi smembrare il corpo del mostro, quindi tagliargli le braccia o le gambe. Sì. Poi dopo, quando non è che gli sparavi in testa, lo ammazzavi. Roba fighissima, Beh, ancora una roba figa in realtà, non c'è altro che lo fa. Sì, però è una roba che ormai non te ne accorgi neanche più di quanto è figo. Però non ci sono altri giochi che l'hanno fatto. No, così è vero, tanto, è vero. Quindi... Anche perché tu avevi l'arma che spara in verticale o in orizzontale, cambiare, no? Sì. Esatto. Potevi moddarla per aumentare il raggio. Sì, di... poi dopo trovavi anche altre larghezza, armi. La larghezza, era figo. Però appunto il gameplay era il corridoio e... Sì. E tutte... E pur essendo molto lineare, era super labirintico Dead Space. Infatti ti davano quell'opzione di calare la goccia magica spara. Io non vedo l'ora, più che altro perché la cosa... A me il gameplay di Dead Space, esatto, non dico lo sparare, ma il movimento l'ho sempre odiato, non mi è mai piaciuto tanto. Perché è pesante. È troppo lento, e ci sta perché tu sei un saldatore in space, quindi ci sta che c'hai sta armatura che pesa 4.000 kg. È pensato soprattutto per la componente horror, cioè devi... Esatto, infatti... È per quello. Però io odio che la componente horror sia... Cioè, faccia parte anche il gameplay, nel senso, un gioco non mi deve far paura perché io mi muovo piano. Non è quello, io non intendo così una roba horror. Non può essere più così, soprattutto. Va bene all'inizio perché la nebbia di Silent Hill era un limite tecnico e il Resident Evil 1 faceva paura perché tu eri un piccolo carro armato che si muoveva con dei fili. Quindi io voglio che gli horror adesso siano... a livello di idee e non a livello di movimento. Io devo avere paura per quel che succede, non perché ho paura che mi ammazzino perché non posso difendermi. Esattamente. Funzionava prima, ma non più adesso. Quindi se moderni... Io non dico che deve diventare uno Quake, però esatto, che sia leggermente più moderno, anche perché Resident Evil 4 ha dimostrato che tu puoi cambiare completamente il gameplay di Resident Evil e farlo funzionare comunque, quindi... Però il gameplay di Resident Evil 4 è quello di Dead Space. Però ai tempi, quindi sì, era... quindi è Dead Space in torto, non tanto Resident Evil che l'ha fatto prima. No, però spero solo lo modernizzino un po'. Però a livello horror Dead Space è un capolavoro. No, assolutamente. Poi dopo un po' cala, ovviamente. Dopo un po' cala perché ti abitui allo spazio. Guarda che comunque arrivano, se non ricordo male, in tutto Dead Space comunque arrivano sempre cose sempre più strane, che poi dopo anche lì, più o meno nel senso che inizi, i feti, i mosca, proprio Doom a livello di mostri, proprio cose a caso. Sì. Però continua ad arrivare roba figa. Uh-huh. Io vorrei... comunque la storia di Dead Space era
pure bello. Era abbastanza... più che altro, sai cosa? La gente si dimentica del DLC di Dead Space 3. Perché si scopre che tutto quell'ambaradan che succede è una roba arrivata dalla luna che poi esplode, cioè una roba aliena incredibile, no, cosmica. Ma si sapeva già dall'inizio. Sì, ha già con il pilastro, è vero, sì, è vero. Era, esatto, monolite, è vero. Ma infatti però... la storia è quella di Doom, praticamente. Vai nello spazio, aprono, sì, tra virgolette, l'inferno, escono i mostri. Solo che in Doom è proprio questo. Vanno nello spazio, hanno aperto il portale per l'inferno, bellissimo, su Marte. E qui invece hanno trovato il monolite che trasforma e fa casino. Vorrei aprire una parentesi per quanto riguarda la discussione horror, perché è una cosa che succede tantissimo e un po' mi secca, perché ogni volta mi sale il sangue al cervello e mi viene voglia di discutere, perché anche qualcuno in chat ha scritto: Resident Evil 4 non è un horror perché non fa paura. E io questa cosa che gli horror devono far paura è una cosa che io combatterò, ma infatti, fino alla fine. Io ti volevo chiedere poco fa, tu sei uno di quelli, cioè tu no, lo so che non sei uno di quelli, però di quelli che dicono, no, che Dead Space non è più horror dall'uno. No. Ah, il terzo è horror tanto quanto il primo, ma in modo diverso. Ma semplicemente non ci sono i jumpscare. Esattamente, anche perché... No, la tensione rimane, certo. No, Calisto, ma anche, anche l'estetica, l'estetica è horror, punto. Esattamente. Sì, sì. Anche Bloodborne, Bloodborne è una delle Bloodborne cose è più horrorissimo. Horror. Esattamente, sì. E non c'è una cosa che ti faccia paura. Esatto. Una cosa che, beh, ti faccia paura. No, c'è... Il cazzo di cervellone mi cago addosso, perché vaffanculo. Quello però, con l'occhio, dice, sì, oh, sì. Sì, sì. Però lì, vabbè, lì un altro discorso. L'horror varia tantissimo. L'horror è l'estetica. Esattamente. Anche Scorn è horror. Esattamente. E ci sono una marea di cose horror in cose non horror. Sì. Una immagine, un singolo... qualsiasi cosa, un singolo elemento fanno molto horror, e quindi non deve farti paura un horror per essere horror. Infatti uno dei giochi che ho messo dell'anno nei Dundies è Iron Lung, e Iron Lung, a parte proprio nel finale che c'è un, sì, jumpscare, è uno degli horror più riusciti che io abbia mai visto. Ma ti faccio e non un esempio, c'è niente, Karim, niente. Ti faccio un esempio, è anche, cioè, appunto, sono diversi tipi gli horror. Io stanotte ho giocato Fears of Fatum, che mi sono recuperato anche il secondo episodio. Te devi fare il 3, tra l'altro, Grim. Di cosa, scusami? Di Fears of Fatum. Sì, devo farlo lunedì. Ho giocato anche ho giocato pure il 2 io stanotte, mi sono recuperato pure quello. E lì c'è tutta non ci sono i mostri, non c'è niente, non c'è nessuno sbudellamento, fa paura ed è horror. E ok, sì, però sono dentro casa, non c'è estetica horror, però perché cioè, l'horror è veramente una roba... È vario, tanto sì, varia, veramente tanto, esatto, varia, ma perché l'horror appunto non è il... non è una cosa... Vi faccio un esempio, ho visto un film horror ieri sera, io non guardo film horror... Io ho guardato Fast and Furious 9... non bravo, anche tu, bravo, l'hai guardato un film horror... No, è incredibile... Bravo, best film del mondo, io non lo giuro, anche questa giuro la combatterò, che sì, Moro. Ti giuro che sì. Tra l'altro, giusto per... In God Simulator 3 c'è una locandina di Fast and Furious in città, solo che c'è scritto, si chiama Alt F4, non capisco, sì, perché... Sì. È perché... Non ho capito... Perché ce l'ho qui, no, c'è qualche Fast and Furious che si chiama tipo... Sì, cos'era? Fast and Furious solo parti originali, era tipo no, F8. No, F8. F8 si chiamava. Sì, si chiama Fast F8. 8. È vero, è vero. No, niente, c'ho questo. Cos'hai visto, gatto? Ho visto The Menu. The Menu, ah, ok, sì. Disney, sì. Plus. Su Disney Plus. Sì. E quello lì è horror. Chiaro, è thriller e punta a quello, però è horror comunque, perché quello che succede, quello che si vede è horror, però non c'è gente che viene sgozzata con sbudellamenti, esplosioni, coi mostri. Sì. È comunque genere horror, non è thriller, sì, è horror, c'è roba, sì, che poi... infatti viene scritto proprio horror, e ve lo consiglio perché mi è piaciuto tanto, al netto del finale, che è una puttanata. È una puttanata forte. Calcuz non sono gusti. I gusti ci sono. Ma dire che una cosa non è horror non è un gusto. Ci sono zombie, è horror. Ma non solo, e fa parte di un'estetica gigantesca, sì, l'horror. Sì, 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 sì.
E anche Cog che ha scritto, no scusami, Loda Jin che ha scritto paura no, ma come minimo devi essere teso. Non è vero, perché negli splatter non hai paura, non sei teso, ma è horror. Anzi, forse anche più horror di altre cose lo splatter. E quindi, capì? E cioè, bisogna solo capirlo. L'horror comprende veramente tante cose, appunto, può essere l'inquietudine in quelli di tensione, può essere... E il volta stomaco in quelli splatter o robe del genere. L'horror ti deve proprio prendere e dare un cazzotto per essere horror, sì. Forse, ma non con la paura. Esatto. Anche solo con l'estetica spesso, cioè un'estetica horror è una cosa che principalmente inquieta. Esatto. L'estetica bravo, spesso inquieta lo è corretto. Sì, esatto. Proprio... Ma infatti basta andare a vedere la definizione di horror e ci sono vari aggettivi per descrivere l'horror, che non è solo ti deve far paura o devi essere teso, è mille cose, ti deve destabilizzare, ti deve inquietare e sono tutte cose molto varie. Poi ci sono, cioè, io credo che ci sia dell'horror in quasi ogni gioco che non sia comico o parodistico. Qualche elemento c'è sempre, ma quando sono elementi non è che si anche può dire Minecraft che è horror. Anche Minecraft ha dell'horror. Si chiama Minecraft... Creeper. Capisci? Cioè, Minecraft di notte è horror. Ti mette una tensione bestiale nelle caverne. Cioè, te immaginati un gioco... cioè, immaginati il setup di Minecraft, ma in un altro gioco. Sì, se tu... Cioè, se in tu una grotta... Io non ho capito. In no, una se grotta tu con un tono piccone diverso... che ti arriva un creeper. Ah, sì, ok. Cazzo... porca troia, se non è horror. Se gli dai un tono diverso, Minecraft è un incubo. Cioè, gli Enderman, io credo siano tra le cose che mi spaventavano di più anni fa. Beh, gli Enderman è proprio sono... lo Slenderman. Solo esattamente, però è nero che lo vedi tutto lungo, che sembra un analogo. Con gli occhi viola, che c'è anche la... Su Minecraft ci sono... Adesso ci sono le città sotterranee con questo mostro... che ti fa le interferenze video. Sì, verissimo. Se verissimo. Non è horror quello. Cioè... È un gioco per bambini, comunque. Gioco per tutti. Sì, però è un gioco per bambini. No, poi, quindi... Infatti qualcuno dice, il Nether è l'inferno. Sì. Però a livello di gioco in generale, Dead Space, tornando un attimino all'ovile, sì. Se tu lo svecchi troppo... Non è che perde la componente horror, perché comunque rimane quello che è, però diventa un altro gioco. Cioè, che però non è piaciuto. Lo so. Perché a me è piaciuto un botto come ma gli perché altri. È un action, però. Non è più la stessa tensione. La cosa perché lì hanno sbagliato nel ridurla troppo la tensione, appunto. Esatto. È vero, c'era un su po' meno... Io vorrei chiedervi, qual è stato l'ultimo gioco che vi ha dato veramente tensione? Cioè, giocandolo. Gli indie, appunto, spesso sono questi indie qui, ma perché proprio hanno un concept breve. A me i Fear to Fatom sono terrificanti, mi hanno tenuto, ma perché poi sono delle storie, poi bisogna vedere quanto c'è del vero, però sono su Fear to Fatom è gente che manda le storie allo sviluppatore, lo sviluppatore ci ricama il gioco, quindi... Però sono storie molto semplici, tipo il primo è un ragazzino che rimane a casa da solo e si messaggia con la madre e c'è sto cazzo e succedono di... sì, c'è qualcuno che ma io ho una clip che abbastanza che è andata bene, diciamo, a livello di visual, perché era una roba stranissima. Non vorrei spoilerarlo per chi se lo volesse giocare, ma mentre stai mangiando la lasagna, tua mamma ti ha fatto la lasagna, cioè la storia è proprio realistica, tua madre ti ha lasciato la lasagna in forno da scaldare e lui si mette un film e la mangia sul divano e lì succede una roba che se non stai attento non te ne accorgi e tutti me l'hanno urlato in chat e io non me ne sono accorto e l'ho dovuto rivedere nella live che... e non voglio spoilerarvelo, non ve lo dico. Dai, è una cosa... dai, mi avete messo voglia di giocarlo, tra l'altro. No, Gatto, il primo è terrificante. Anche il secondo è bello, però il primo è proprio terrificante perché è talmente realistico come storia che ti prende male l'abitare da solo, insomma, è la storia. Oh, Malone. Ma è free? Scarico. Il primo sì. Adesso è uscito il terzo, che non... nessuno... Com'è il terzo, Mario, senza spoiler? E allora, per una cosa l'ho preferito più del... Cioè, un pochino l'ho preferito più del secondo, io, in realtà.
Anche io, leggermente. Semplicemente perché la storia era più raggiungibile. Il terzo l'ho preferito più del secondo. Ah, ok, scusa. Il primo rimane il migliore, però. Il primo forse rimane il migliore. Perché forse è quello più semplice. Io invece vi consiglio i giochi di Octavi Navarro. Anche lui, il suo primo gioco è free e si chiama The Supper. Sono giochi punta e clicca in pixel art che ricordano molto Monkey Island, però non durano come Monkey Island, durano un'ora, ok? Vi sconsiglio l'ultimo che mi ha fatto abbastanza cagare perché prevede di essere giocato più volte con diversi personaggi. Quello si chiama Uninvited e quello ve lo sconsiglio. È quello che ha fatto Midnight Scenes. Ah. Midnight Scenes? Che bella, sì, scene grafica. Di mezzanotte, volume 1 e volume 2. Bravissimo, bravissimo. Okay. Esatto. Ok. Tutti i suoi giochi sono incredibili. E soprattutto quello di Uninvited, ok. Esatto, però Uninvited fa cagare. L'unico che proprio ti sconsiglio. Però era bellissima la... Graficamente era bellissimo. Esatto. Purtroppo è quello che proprio mi è piaciuto assolutamente meno dei suoi giochi. Gli altri ve li consiglio, durano... dai 20 ai 60 minuti, cioè sono proprio esperienze e sono tutte quelle, sono bellissimi. Gatto, ti conviene iniziare anche tu a fare un po' di indie horror, eh? Perché io Midnight Scenes l'ho visto su Itch prima che venisse su Steam, e molti giochi sono così, sono esperienze. Infatti ho scaricato Fears of Phantom adesso... Gli indie horror funzionano molto bene, quelli belli, perché hanno un'idea, non sì. perché sia un gioco da 100 ore, non perché sia sviluppato con 1000 euro, ma perché hanno un'idea, la sviluppano. E Iron Lung secondo me è proprio l'apoteosi di questa cosa, che hai un'idea e lui ti fa e l'idea è quella di farti paura senza farti vedere niente. Sono quasi. Letteralmente delle esperienze, esattamente, sì. Quanto dura, ad esempio, Iron Lang? Sì, no, non sono troppo poco, dei credo. Giochi. Se sei bravo, perché lì c'è leggermente abilità, no, vabbè, ma è un'oretta, secondo me. Vedi. Cioè, sono comunque giochi che non sono pensati per la massa. Non devono vendere 8 milioni di copie. Non devono di vendere, esatto. Cioè, esatto. Se ne vendono 10, già sono contenti. Ma perché appunto. Ed non è la cosa migliore. Vendere. Ma in realtà, questo è un discorso che si può fare un po' in generale. Per quanto riguarda questi, poi hanno il limite tecnico che potrebbero essere più belli da vedere. Ad esempio, chiaro, se avessero l'Unreal, sarebbe un altro tipo di gioco più certo. figo. Rimarrebbe comunque un gioco da un'ora, però visivamente molto più, sì. più apprezzato. Vero, vero. Se ci pensi, tecnicamente, PT quello era, eh? Esattamente. Esattamente. Sì, sì, esatto. Infatti, dopo comunque aspetta, racconto miliardi. Il frame, che se no la gente non... Il frame è che tu stai mangiando la lasagna che ti ha riscaldato tua mamma davanti alla televisione. La televisione è vicino all'ingresso molto grande del salotto. Dall'ingresso tu vedi la scala che sale sopra per il secondo sì, piano. Ricordo. E quindi vedi un piccolo triangolino della scala. Cioè c'è l'ingresso sì. e poi la scala in diagonale e tra l'ingresso e la scala vedi un triangolo. E lì vedi dei passi salire. Però non li vedi, perché non è che il gioco ti gira la telecamera o parte una cinematica. Tu stai guardando il film e io non me ne ero accorto. Quando tutti mi hanno urlato, ho rivisto la clip, ci sono proprio due passettini di una persona che sale in casa tua mentre tu sei da solo. Che cazzo di ansia. Ed io è una roba... quello. E non è niente, ma quando soprattutto quando te lo dicono dopo è figo. Perché magari tu non te ne sei accorto subito sì. e quindi cambia il tuo mood, perché tu stavi mangiando e guardando sto film di merda e poi la gente ti dice guarda che è salito qualcuno al piano di sopra. E tu poi devi andare e perché cambia la tua sopra. Ma solo raccontarla, ti immagini? Perché il bello di quel gioco è che è tanto realistico. Nel senso, è una cosa che potrebbe... Cioè, te esatto. mangi la lasagna sul divano, è una roba che ti potrebbe succedere a te. Esatto, infatti racconta di storie vere, tra virgolette, dovrebbero sì, essere vere. Mi avete proprio convinto. Sì, sono molto belli i Fears of Phantom 1 e 2. Il 2 leggermente meno, forse perché la storia è un po' più complessa e non così semplice. Sì, è un pochino meno come cazzo può succedere una roba del genere. Mentre la prima invece dici, cazzo, e se succede? Esatto. Dici, merda... È stato molto bello. Ma così come Fears of Phantom ce ne sono tantissimi di giochi. Ho giocato recentemente un gioco che si chiama Pico Zero, che è un gioco molto alla Undertale, quindi che ha una trama specifica molto psicologica. Ma il gioco è un Super Mario World. Quindi è un platformer molto cute, fatto con 3 pixel, che però ha... sta trama pesantissima psicologica che quando lo finisci dici Dio mio mo m'ammazzo. Non lo dici, visto la trama non lo dici, però Pico Zero è proprio bello, è un Undertale in miniatura,
che invece di durare 6 ore ti dura meno di un'ora. Ed è bellissimo Pico Zero, perché anche tecnicamente è molto valido a livello di pixel art, cioè no, di semplicità come pixel art ho notato. Benissimo. Ed è... ma ce ne sono tantissimi così, forse l'anno scorso c'è stato un po' di calo, però se li vai a cercare ci sono dei giochi che sono incredibili. A me ferma sempre quella grafica in stile Play 1, in stile televisione. Perché è difficile trovare qualcosa di bello così. Cioè, è che siamo abituati che la maggior parte sono delle cazzate, quindi quando c'è poi un gioco del genere così che è effettivamente bellino non te ne accorgi. No, invece io preferisco che li facciano in PS1 style, un po' perché quel tipo di grafica ti permetteva di fare qualsiasi cosa e farmela credere. E poi è facile da fare. Esatto, ma non solo. Se tu sei da solo e tenti di fare un gioco con una grafica anche leggermente migliore, lo disintegri. Quindi conviene fare quel tipo di grafica. No, che dico che mi sono diventati un po' una noia visiva. Ne ho giocati tantissimi ai tempi e molta merda, ma veramente merda. E adesso proprio ho questo blocco mentale, ma è mio. Proprio dico, ma c'è cazzo. Allora, forse un discorso che faccio spesso ultimamente perché sei anziano. Sì. La coperta. Sì. C'è ancora addosso dall'altro perché ormai che caldino. No, però le aziende di AAA, robe del genere, adesso ultimamente stanno puntando, no, ad acquisire studi indie, cose del genere. Però ormai esatto, perché ormai gli indie che vengono acquisiti, robe del genere, diventano dei doppia A. Esatto, almeno, non sono, no? Esatto, perdono molto. E invece non capisco, ma poi neanche perdono molto, magari rimangono anche bellini, però ci puntano, quindi indubbiamente gli fanno fare giochi più grossi. Non capisco perché le aziende così grosse non spendano pochissimi soldi da dare a degli sviluppatori piccolini per creare delle esperienze e non dei giochi. Li acquisiscono, infatti. Chi? Cioè, li comprano, come dicevi tu prima, se li comprano e se li tengono. No, però comprano quelli che già fanno dei giochi. Io dico proprio ancora cose ancora più piccole per creare delle esperienze. Credo sia anche un pensiero, cioè è proprio, sta nella tua mente. Tu hai la tua idea, te la sviluppi con calma, senza che nessuno ti corra dietro. È vero, nel momento in cui ti dicono di farla, non la fai, giustamente. No, non è che non la fai, che ti arriva Microsoft, ti dà, ecco 1 milione di euro, fammi il gioco. No, non 1 milione di euro. Ma lo stesso, arrivano e ti danno dei soldi, sì. Non è per rendere esclusivo il tuo gioco che hai già fatto, ma ti dicono, ok, fai questo, e poi dopo loro devono comunque andare a soddisfare delle richieste, anche se magari non sono state fatte. Non è vero. No, anche perché, se non sono state fatte, però è una cosa mentale. Ah, no, io ti sto dando sviluppo, sì. Esatto, sì, io sì, ti sì. sto dando dei soldi, e poi tu dici, cazzo, se ti il gioco va ti male... Ti senti in dovere di... Bravo. Allora, non va male, il fatto è che è che proprio... quello che per me è successo con Stray, Però, il discorso, però, Stray è un gioco, Stray. Quello che dico io è proprio... Ma per me è diventato un gioco perché l'hanno strecciato. Cioè, per me poteva durare tranquillamente 2 ore. Vabbè, no, però sì. Quello che dico io è proprio puntare a giochi rischio zero, tra virgolette. Cioè giochi che allora... gli dai proprio 3 euro e loro ci fanno un gioco che ne fa 10. No, allora Moro, non gli dare i soldi, distribuisciglieli e basta. Perché no? Distribuiscili, cioè fai una branca, che ne so, di Ubisoft. Chiamata, esatto, capito? Una tipo Ubisoft Lite, Ubisoft Mini. Fai dei contest, fai proprio. E da lì prendi il gioco e anche un gioco già fatto, appena uscito, glielo distribuisci, capito? Così il fatto è che appunto le game jam sì. Dovrebbero essere sviluppate da anche... Verissimo. Organizzate da aziende come Microsoft, come... Sono d'accordo. Infatti io quest'anno ne vorrei fare una, Io non sono Ubisoft, però... Esatto. Almeno do un sacco di pubblicità, un sacco quello che riesco a dare ai giochi. Vorrei farne una, perché è una delle cose migliori che puoi fare e non capisco perché non si sbattano così tanto per farle. Soprattutto quando ci sono delle idee incredibili. Guarda, cioè, tra i giochi che sono esplosi di più negli ultimi anni sono tutti indie. Five Nights at Freddy's, tutti. Sì.
sono tutti giochi indie, Undertale. Perché hanno l'idea. Sono tutti giochi... Esattamente, perché hanno un'idea dietro. Tu non c'è bisogno che gli dai un miliardo di dollari che poi... questo gioco che si poteva fare in una gem di una settimana, ci mettono 2 anni per farlo e la gente si dimentica. Non gli dà i soldi. Anche perché il mindset dei AAA, delle major, è comunque settato sul fare il guadagno. E il quindi business, l'idea, naturalmente lì sono business. Quindi esatto, l'idea così, che dura poco, comunque l'esperienza non ce l'hanno loro. E no, loro hanno bisogno di vendere a tappeto dei giochi giga mega. Che però poi finiscono sempre a lungo termine. Tutti i giochi Ubisoft sono finiti un po' così così. The Division, Watch Dogs, sono tutti finiti un po'... perché sono per la massa, quindi essendo per la massa lo devono giocare tutti quanti. Esattamente. E per far giocare un gioco a tutti quanti deve essere un gioco blando. Ma poi non piace nessuno. E soprattutto entri in un mercato di competizione diverso da quello degli indie. Nel senso, se tu crei Watch Dogs, vai in competizione con Assassin's Creed, che non serve. Se tu mi fai un gioco piccolo di mezz'ora, non vai in competizione, me li gioco entrambi. Se fai uscire Watch Dogs, lo gioco in un giorno. Non esattamente, è che... cioè, mi fai un'esperienza e te l'ho pagato 3 euro, te l'ho pagato. Tu ci hai speso 1,50 euro per farlo. Esattamente. Cioè, ma secondo voi, quante persone comprerebbero? Allora, prendiamo... arriva Sony, no, non prendo Microsoft perché c'è il Game Pass. Quindi arriva Sony e gli pubblica il gioco... uno di questi titoli che avete giocato voi, horror, che durano mezz'ora. Lo mettono sullo store PlayStation a 4 euro. Sì. Che sarebbe... Te lo mettono sullo store PlayStation, però sullo store PlayStation c'è un banner di una sezione... Esatto. Cioè della sezione dei giochi, cioè deve essere proprio una cosa a parte. No, che ti fa anche capire, che lì trovi... i giochi così. Esattamente. Perché se poi, casual, se poi me lo metti, voi, se lo se, gioca, secondo me la gente PlayStation se lo metti così, se glielo metti che fai una sottocategoria di giochi indie, magari sì, sicuramente di più che normalmente e dai non, siti. E non glielo smerda, perché purtroppo l'utenza media è, dice, io ho speso 5 euro, il gioco è durato mezz'ora, è merda. No, perché dipende appunto sempre come... perché se quel gioco che metti a 5 euro me lo metti in mezzo agli altri giochi, allora sì, allora lì neanche te no, lo apro, lo metti, perché vedo un gioco parte. Di merda, la gente non paga neanche le applicazioni per il cellulare, i giochi per il cellulare la gente non li paga, devono fare tutto free to play. È verissimo. Secondo me è proprio... ma se io non ti hanno mercato, se però io ti metto quel, ma non importa non avere mercato, perché se io quel gioco per farlo il budget è di letteralmente 1000 euro. Se te lo comprano in 2000, sei rientrato. Forse pagano più di contratti e di firme per metterlo piuttosto che pagargli il gioco. Ma non che contratti e firme? Minchia, per portare comunque un gioco, rendertelo esclusivo e tutto quanto. Cioè. Comunque, ma se te lo fa Sony, cioè il fatto è che. Cioè, non è che arrivano, ti do 10 euro, ok, il gioco è mio. Perché dovrebbe non è che è tuo, però cioè non deve essere per forza un'esclusiva neanche. Ma semplicemente infatti... io te lo pubblico nella mia sezione di indie development e quella sezione è proprio scritta un pochino anche, te la vende un pochino, no? È qui in questa sezione per avere un'esperienza diversa da no, ma dal secondo gioco me... normale, no? Secondo me dovresti fare un abbonamento a parte. Fai una roba tipo il Game Pass, ma solo per i giochi indie. No, con l'abbonamento secondo me gli tagli le gambe. Gli abbonamenti per i casual sono visti... È vero. Ma conta, però allora, conta che la maggior parte di questi giochi che abbiamo nominato sono gratis, Ma infatti non ho gratis voluto nominare proprio. Game Pass proprio perché poi dopo lì vai in un mare e verrebbe giocato di più. Perché è gratis, è incluso lì, e ok. Sì. Però io stavo parlando proprio di gente pagante. Ma i giochi che ti abbiamo nominato non si pagano, a parte Fears of Fathom, gli altri sono gratis. No, no, ma era un esempio in generale, esperienze, del perché non le mettono negli store a pagamento. Per me non c'è mercato. Il discorso mio è proprio che non gli serve mercato a questi giochi, cioè sono rischio talmente basso che anche se non vende non importa. Mm-hmm. Cioè, sono proprio quei giochi che... non te ne frega perché non c'è rischio. Quindi non capisco perché non lo fanno. Perché non c'è rischio per questi giochi così. E funzionano.
Quindi, esatto. Boh. Forse hanno veramente più spese che introiti, perché altrimenti non vedo motivi per cui non farlo. Secondo me è perché non ci puntano semplicemente ancora. Che non lo so, non lo so, perché comunque Phil Spencer lo vedo uno che va abbastanza a strascico, come... No, Gatto, però ancora stanno guardando adesso gli indie. Cioè, questi qui sono ancora meno degli indie, capisci? No, no, certo, sì. certo. Non lo so. Quindi secondo me ancora non conoscono questo... Questo lato, questo underground. Mondo. È l'underground degli indie, quindi ancora non... Ok. Quindi chissà. Bello, interessante. Vedremo. Bel discorso, mi è piaciuto. Possiamo chiudere? Sono le 11. Tra 11 sì. minuti e porto la mia carne, tra l'altro. Benissimo. Cazzo, lo mangi adesso? No, 11. Dopo devi riposare altri 10 minuti, poi la butto sulla griglia e tutto... Ah, ok. Sì. C'è qualcosa che volete dire? Qualche annuncio? Cosa fate questa settimana? Qualcosa di particolare? In live, video? Esce qualcosa? No, c'è Filosof Fatum lunedì, domani, il terzo devo fare. E basta, poi mercoledì non ci sono. Devo uscire un po' di giochi sta settimana, però. Vogliamo chiudere con un elenco di cosa esce questa settimana? Cosa esce questa settimana? La settimana prossima che esce roba? Non anche questa? Forse qualcosa anche questa, aspetta. Fammi vedere un attimo. Allora, gennaio... Sicuramente settimana. Allora, dovrebbe uscire i Persona 3 e 4 nel Game Pass in italiano. Sì, Persona 3 e 4 il 19, quindi la prossima settimana. Poi esce Fire Emblem, se vi interessa. Monster Hunter Rise, che tutta la gente è presa bene per Monster Hunter Rise, ma è già uscito, è la quarta volta che però esce perché è gratis su Game Pass. Sì. No, perché sì, esce Game per davvero, Pass, cioè sì. Era solo su console. Era solo su Switch prima, eh. No, c'era per PC. Sì, c'è da un anno. Certo, però c'è un mercato a parte. Dai. Però, esatto, però non su Xbox. Sì, esatto, esattamente. E poi mi sa che... Esce Ryzen su Play 4, il 24 gennaio 2023. Come Ryzen esce? Il primo, ne parlavamo Ryzen? Quale Ryzen? No, Rise. No, forse intendeva Rise. No, Ryzen. Ma io non ce l'ho nella lista. Non lo so, io leggo 24 gennaio 2023... Magari un il quarto? No, l'uno. Non so se è una remastered o cosa. Ma poi c'è Fire Emblem. Forse un problema è proprio uno sbaglio. Sì. E poi Forspoken il 24, che è il primo gigabig di quelli che si aspettavano dall'anno scorso. Perfetto. Il 24 Forspoken, il 27 Dead Space. E poi dovrebbe essercene un altro SpongeBob. Se volete, inclunati dovrebbe inculinati. Essere. Inculinati. Sì, però settimana, cioè in 31 inculinati. Esce inculinati. 31, sì. Quello Spongo lo sto aspettando. World War Z esce dall'accesso anticipato, Dio mio. Lo riproviamo. Però già con... Perché non ho mai provato? L'ho finito io World War Z. Ma non quello, World War... Aspetta, non è World War Z, ho sbagliato, è World War... Sì, è giusto, è vero. Ah, sì. Le 4 Dead Co-op. Ah, sì, sì. Che adesso c'è anche in prima persona, volendo. Quindi. Sì, sì, noi, col DLC l'avevamo fatto, il DLC noi. Ok. E basta, quindi vabbè, già qualcosina è uscito One Piece, che ho chiesto un po' alle persone, hanno detto che un po'... Eccolo là. Così. Un po' così. Pensa, le prime ore, questa è la recensione che hanno fatto tutti anche su Steam, le prime ore di gioco sono un premio all'infinito perché le battaglie sono super easy e quindi vai avanti all'infinito. Va bene, vi ringrazio per la compagnia, vi ricordo che il 17 è il compleanno di Esprit, fategli gli auguri. Auguri! Diciamo anche i compleanni, no? Ormai siamo... Oggi è il compleanno di Luke, esattamente, era per le settimane, oggi è il compleanno di Luke, il 17 Esprit fa 30 anni, quindi... Una buona settimana a tutti, una buona domenica e un buon pranzo. Ciao belli, buona settimana. Ciao. Un salutone.